Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati per questo martedì consueto con la Pro League. Siamo sul Gran Premio di Austria, sul Red Bull Ring questa sera. Ma prima di andare a snocciolare un po' di statistiche di questo Gran Premio e di andare a ricordare quali sono le eventuali wildcard e sostituti terzi piloti che corrono, vi vado a presentare chi sarà con me questa sera. È ritornato il nostro streamer di fiducia, il buon Andrea Badolato Fitandre. Ciao, ciao Andrea, buonasera a tutti. E dopo una pausa, una settimana di ferie, c'è anche il buon Marco Luconi, Fitmark 17. Ciao Marco. Buonasera, buonasera. E quindi abbiamo detto, siamo sul circuito denominato Red Bull Ring, in passato chiamato anche A1 Ring. Ricordiamo che è stato praticamente praticato sulla Formula 1 dal 70 all'87 per poi essere rifatto con una nuova conformazione della pista dal 97 al 2003 e poi l'acquisizione da parte della casa di bevande austriaca che è la Red Bull, denominato appunto Red Bull Ring, è stato rinnovato e riportato alla luce nel 2014. Arriviamo da un Gran Premio di Francia dove il buon Mauro Gold ha vinto la sua seconda gara consecutiva in questo campionato della Pro League e ci aveva lasciato con tante certezze, anche la certezza che purtroppo Just Lawler sta attraversando un periodo abbastanza buio per le sue prestazioni, e infatti stasera non ci sarà, ma correrà il terzo pilota Williams, che è Fabio Il Surname, che diciamo no, non sta facendo rimpiangere per il momento il buon Just Lawler, dato che si trova in prima posizione in 1-2-982 la pole position di Fabio Il Surname. E poi vediamo anche la scuderia riservata alle wildcard, ai piloti che hanno corso in Formula Open, con il buon Brian 28YZ che ha debuttato proprio in un campionato ufficiale la scorsa settimana vincendo in Francia però in Prime League, e anche Overboost 16, una tra virgolette vecchia gloria che ritorna a disputare un campionato ufficiale. La classifica per il momento recita così: Fabio Il Surname in prima posizione, seconda posizione per Lele Salva in 1-3-0-88, a pochi millesimi Marco Ganu con la prima delle AS in 1-3-0-93, poi Mike Mai in 1-3-123, Drago Lievitato in quinta posizione, Birillo Dog e Dadoizzi anche loro a pochi millesimi dai piloti davanti, e poi Alesi Z Pro Mauro con lo stesso tempo proprio del pilota della Ferrari, Mauro Gold in decima posizione a chiudere la top 10, poi fuori dalla top 10 Flaminio, Mister X, Advance Apple in undicesima posizione, Brian, Overboost, John Rambo e Giovi. Ricordiamo che ci saranno 20 secondi di penalità da scontare per John Rambo, e io chiedo a questo punto allo storico, intanto Fabio Il Surname fortunatamente non era nel giro perché ha trovato un po' di traffico, un traffico di una Williams, proprio il suo compagno di squadra Flaminio, e un Alfa Tauri. Sentivo prima dallo storico del nostro gruppo, che è Andrea Badolato, mi ricordo che nel 99 ha vinto Irvine, eccetera eccetera. Io ti chiedo come hai vissuto tra virgolette il cambio, ci sono stati tanti cambi di conformazione del Gran Premio d'Austria. Beh, diciamo, come hai detto tu, il Gran Premio di cui ti ho accennato prima della live era del 99, ancora prima che appunto la Red Bull, come dire, si imponesse acquistando di fatto, diciamo, il circuito. Quindi da questo punto di vista è stato, diciamo, il circuito che, tra l'altro, se non ricordo male, mi sembra che nel 99 rientrò il Gran Premio di Austria, però potrei dire una fesseria, forse in realtà erano passati un paio di anni, perché il Gran Premio di Austria non mi ricordo per quanti anni non è stato disputato, ma per parecchi anni. Ora dovrei andare un attimo a vedere anche su internet. Mi pare dal 97 al 2003.
dal 97 dal 2003, ora non mi ricordo esattamente il 97, mi ricordavo in maniera abbastanza, diciamo, precisa quella gara, perché fu una gara caotica con, se non ricordo male, il famoso incidente delle McLaren che con Coulthard che andò praticamente, mi sembra, addosso ad Häkkinen in curva 1, mi sembra curva 1, e diede, diciamo, il via alla vittoria di Irvine. Se non ricordo male c'era anche Mika Salo che sostituiva Schumacher, quindi il tracciato era quello di ora, sostanzialmente quello del 99, quindi cambiava chiaramente il nome, si chiamava all'epoca, mi sembra, A1 Ring, se non ricordo male. A differenza di, vabbè, che ha il nome di legato alla Red Bull. Eh sì, ha subito tante modifiche il tracciato della Uno Ring, o se vogliamo adesso Red Spielberg, Bull Spielberg si chiamava Spielberg, forse. Sì, anche Spielberg penso sia la città. Sì, esatto, Spielberg è la città, sì. Pochi chilometri dal circuito. Intanto il buon cartista 98 si piazza in seconda posizione, piazza lì due racing point nella top 3. C'era anche, si chiamava anche Zeltweg, il buon Max Basile ce lo fa notare, quindi grazie, sì. Grazie Gilles. Sì, un tracciato che era stato costruito nel 1957 nei resti di un vecchio aeroporto militare austriaco. È molto caratteristico perché è costruito su questa collina, quindi ci sono tanti sali e scendi. È anche un circuito vecchio tipo, adesso si fanno tutti con i laser scanner eccetera eccetera, invece questo assieme al Mugello, che è un altro circuito vecchio stampo, segue le pieghe naturali di questa, appunto, questa collina, ed è molto bello, ecco, per questo fatto. Quando siamo arrivati praticamente all'ultimo stint della qualifica, vede Birillo Dog in 1.03.004 piazzarsi in seconda posizione. Tutti i piloti stanno tentando quindi di andare a fare questo ultimo stint, quindi andremo a vedere nel dettaglio chi sarà a spuntarla in questa qualifica. Certo è che l'unico a scendere sotto al muro dell'1.3 è proprio Fabio il Surname. Vediamo chi arriverà per primo. Intanto Cartista si migliora di 62 millesimi, quindi anche lui potrebbe andare sotto all'1.3. Vediamo. Penultima curva. Ultima curva per il pilota della Racing Point. Si lancia sul rettilineo principale, 1.2.983. Si piazza in seconda posizione, scalzato proprio dal suo compagno di squadra per 30 millesimi netti. Le salva, seconda posizione per lui. Sono, vediamo, tutti incollati, ma era prevedibile, nel senso che è molto prevedibile. Considerando, perché Drago gli ha evitato 177 millesimi al T2. Vediamo se riesce a migliorarsi il pilota dell'Alfa Tauri. Pole position per Drago gli ha evitato, che all'ultimo, per soli 10 millesimi, riesce ad agguantare questa prima posizione sulla griglia di partenza. Quasi in quattro piloti sotto al muro dell'1.3, ma come ha detto prima Andre, tutti molto molto vicini, anche perché Mauro Gold, vediamo se deve ancora terminare, no, vai box, il pilota della McLaren, vai box, Mauro Gold, dicevamo, è a soli tre decimi dalla pole position ed è in dodicesima posizione, per non contare anche Mister X e Flaminio. Poi Brian un po' più staccato insieme a Gian Rambo in 1.3.630 e Gian Rambo 1.3.687, e poi Overboost purtroppo ritirato nelle battute iniziali di questa qualifica in 1.3.902 e Giovi in 1.4.599. Tutti molto vicini. Sì, sì. Brian, ad esempio, che è, diciamo, rookie da questo punto di vista, in pro al 100%, è a 7 decimi scarsi e si trova praticamente terz'ultimo, quart'ultimo praticamente. Quindi davvero, davvero tutti attaccati. Non osi immaginare giovedì. Esatto. Abbiamo visto ieri un po' che comunque è stata una gara abbastanza frammentata, sia dal meteo, sia purtroppo da curva 1, che in partenza è veramente molto molto ostica perché c'è una grossissima accelerazione
in salita dalla partenza, per poi arrivare a una curva che è molto molto stretta. Se già in una macchina è molto molto difficile farla, in due non ne parliamo, in tre abbiamo visto tre macchine tutte affiancate ieri sera in partenza dalla Sport League, è stata veramente veramente tanto difficile, infatti c'è stato un po' di parapiglia. Detto questo, ci aspettavamo che tutti i piloti erano molto molto vicini. I primi 5 perché... in un decimo, Andrea, i primi 5. Mettiamoci anche da Dovizia un decimo e mezzo, sì. Ma, diciamo che la top 10 mettiamoci anche Garno a 2. La top 10 si è giocata in 276 millesimi e Alesi è al di fuori di questa top 10 per un millesimo, cioè è incredibile. Anche perché è un circuito molto corto, tratti guidati non ce ne sono tanti, ci sono tre zone di DRS consecutive, che è il rettilineo della il rettilineo principale, poi da curva 1 a curva 3 un'altra zona di DRS, poi da curva 3 a curva 4 la terza e ultima zona di DRS, quindi non si fa tanto la differenza, conta tantissimo la mentalità del pilota, perché sarà una gara, si prospetta una gara tutta a trenini, a meno che non ci siano qualche non ci sia qualche sorpresa del meteo, perché per il momento non piove, ma il cielo è molto molto plumbeo sopra Spielberg. Sopra Spielberg. Quindi vedremo se ci sarà pioggia. Dai, allora facciamo, vediamo i favoriti, facciamo un pronostico, cerchiamo di, come dire. Io voglio il pronostico di Mark per primo. Sì, pure io. Il mio pronostico è Marco Ganu. Attenzione, Marco Ganu, Andre. Guarda, io andrei su Drago, però vabbè, dai, vado su Drago, dai. Io invece Fabio il surname lo vedo molto molto pimpante lì nelle prime file, quindi punto su di lui. E salutiamo intanto tutta quanta la chat che si sta collegando per vedere questo appuntamento ormai abituale del martedì sera con la Pro League, distanza di gara al 100%. Quindi diciamo, per chi fosse un neofita di FIT, la Pro League è la seconda categoria della 100%, la prima ovviamente è la Master League, poi ci sono altre due categorie che corrono al lunedì e al venerdì, una è la Sport League e l'altra è la Prime League. Quindi diciamo ci sono tanti campionati che possiamo seguire noi tutti assieme a voi. E quindi, chiaramente tutti senza aiuti, ricordiamo che sono tutti ovviamente categorie. Tutti senza aiuti, e soprattutto oltre alla direzione di gara del gioco c'è anche una direzione di gara nostra, ogni gara c'è qualche persona che si diletta a segnare tagli, a decidere dispute eccetera eccetera, quindi è un campionato molto molto difficile, ma anche tanto bello da correre, anche perché c'è tanta competitività come abbiamo visto questa sera, ma anche nelle 10 gare precedenti, sia in Pro League che in Master League, campionati molto molto aperti. E niente, attenzione perché si sta per partire con questo Gran Premio d'Austria, con il giro di formazione capitanato da Drago Lievitato, in questo momento che aveva perso la leadership in Francia nei confronti di Mauro Gold, che aveva fatto questo 1-2 micidiale in Francia e nel Gran Premio precedente che sarà corso prima della fine del 2020, e quindi si era riuscito a riprendere la leadership. Oggi parte in 12ª posizione, vedremo cosa succederà e vedremo anche se Fabio Surname mi sembra che debutti ufficialmente oggi nei campionati ufficiali. Non mi ricordo se aveva fatto già qualche sostituzione l'anno scorso mi sembra di sì, ora dovrei andare a... mi cogli in questo momento impreparato. Attenzione, tanto il buon impreparato. The Mentalist, prima di iniziare questi 71 giri nel Gran Premio d'Austria, ci riscatta un bevete. Quindi io non so, io non ho niente. Sì, c'è un problema. Si tratta nel live timing, nel tracker. Sì, c'è un problema con Fabio Surname e Overboost, perché
bisogna praticamente aggiornare sostanzialmente alcuni piloti, ecco, sostituti più che altro. Molto molto bene, attenzione perché ormai tutte le vetture sono in posizione per partire e dare il via a questo Gran Premio d'Austria sul Red Bull Ring per il campionato della Pro League. Si parte sui motori, si stanno per accendere i semafori, 1, 2, 3, 4, 5 luci accese e via, parte il Gran Premio d'Austria con col buono spunto subito di Fabio Sunname, che si mette all'interno di drago lievitato ma anche all'esterno, deve guardarsi dalle due racing point, molto molto corretti i piloti fino adesso, non ho visto nessun contatto, anche John Rambo dalle retrovie va a prendere la posizione su Flaminio, ma attenzione perché arrivano tutti alla staccata di curva 3 con Fabio El Surname che riesce a mantenere la prima posizione al momento. Marco Gano intanto passa da Dovizi, anche Birillo Dog su Cartista all'esterno in staccata di curva 4, grandissima grandissima mossa del pilota Red Bull. Mister X passa Advance Apple per la undicesima posizione, quindi vedremo cosa succederà anche per il buon Mister X. Tutti i piloti ovviamente in questo momento molto molto attaccati, l'unico che non è a portata di DRS, anche se verrà attivato tra due giri, è Giovi, che forse avrà avuto un contatto perché a 6 secondi e 1 lo vedo, anzi no, è in questo momento ingarrellato con Mauro Gold che è precipitato in 17esima posizione. Sì, ma okay, ha avuto qualche problema perché si trova praticamente in ultima posizione, forse forse Rambo in realtà. Ah no, Mauro Gold dovrebbe essere settimo. Mauro Gold. No, cioè è il solito. No, è il solito problema. Infatti vedevo. Infatti mi sono reso conto mentre dicevo settimo, detto, ma qua. Settimo era quasi in posizione, per carità, sì, partivo all'undicesimo, sì. Però conquistare 5 posizioni. Va bene partire, ma esatto, sì. Esattamente. Vediamo allora, Birillo Dog ha un secondo e uno dal terzetto di testa che è composto da Fabio Surname, Drago Lievitato e Lele Salva. Quindi vediamo ancora. E senza la Mauro ci dice. Lele Salva a 3 secondi. Ci dice Napo che senza la Mauro. Peccato per Mauro. Intanto arrivano i primi 3 secondi di penalità a Lele Salva. Un circuito che è molto molto severo con i limiti della pista. Intanto Drago Lievitato fa stampare il primo giro più veloce della gara in 1.7604. Si stanno staccando i due di testa. Attenzione perché è uscito male il salvo, sì, da curva 1. Quindi Birillo Dog si fa subito all'interno con il DRS attivato dalla direzione di gara e va a prendersi la terza posizione. È un Lele Salva che ha preso questo avviso, quindi già gara condizionata per il pilota della Racing Point. Vediamo se Cartista rimarrà dietro al suo compagno di squadra o sarà lotta aperta. Cartista staccata. Mamma mia, che non rischio. Se l'aspettava Lele Salva. Flaminio intanto passa John Rambo in tredicesima posizione. Molta molta carne al fuoco per questi primi giri del Gran Premio d'Austria. Tra l'altro la notizia, Andrea, è che Birillo e non mi ricordo, Aldo Dovizi partono con gli stessi pneumatici, diciamo, degli altri là davanti, con la stessa strategia. Solitamente sì, li vediamo con strategie un po' particolari. È una notizia perché di solito l'abbiamo visto in Francia partire con le gomme hard, addirittura c'era stata una sorta di solidarietà, ha detto che se non mi sbaglio Birillo Dog non poteva assolutamente fare le qualifiche per una, intanto Brian passa John Rambo, non poteva far disputare le qualifiche per una penalità, anche da Dovizi aveva scelto di partire dietro con le gomme hard. Intanto Cartista passa Lele Salva, Mike Maia e Z Pro Mauro se le suonano in staccata di curva 3 con il pilota Mercedes che si sta difendendo dal pilota Haas. Vediamo all'esterno in questo momento Z Pro Mauro, staccatona di Mike Maia per tenersi la posizione. Vediamo se intanto John Rambo ripassa Brian. Vediamo se Mister X potrebbe giovarne da questa battaglia. Certo è che ormai sono di nuovo intanto Brian e John Rambo. Brian all'esterno in curva 5.
Tanto è stata una grandissima piove. Sta arrivando la pioggia. Piove, signori, piove. Signore e signori, sì, sarà una gara molto molto lunga e interessante. Alesi intanto passa da Doizzi. Credo che ci sia anche stato un sospiro di sollievo da parte di Marco in cabina nella direzione di gara. Occhio, occhio a Drago. Attenzione a Drago. Mezzo secondo abbastanza lontano. Tre secondi per Alesi intanto. Ed è una notizia questa, lasciamelo dire. Che Alesi prenda tre secondi. Sì, diciamo che raramente io ho visto prendere delle penalità. Non so, Marco pure può confermare che solitamente, diciamo, poche penalità, diciamo. Beh, ma quest'anno l'abbiamo constatato che il gioco ha fatto, tra virgolette, un gran lavoro con i limiti della pista. Poi, ovviamente, ognuno la pensa come vuole, però c'è un po' più di rigidità sui limiti della pista, anche perché l'anno scorso era forse troppo dall'altra parte, quindi... Sì. Sì, diciamo non è facile trovare un equilibrio, perché tu lo sai bene, perché sei anche comunque un pilota. Intanto attenzione a Drago. 3 secondi Z Pro Mauro. Drago continua, sì, a essere a mezzo secondo. Ti è iniziato comunque a piovere in maniera un po' più, mi sembra, leggermente più intensa, anche se la pista è asciutta di fatto. 3 secondi se... per il Lambo. Vedremo se sarà uno scroscio solo così temporaneo, oppure se ci sarà tutta la gara. Intanto 3 secondi anche per Overboost. Cartista passa intanto Birillo Dog. Attenzione, interazione in uscita dalla curva 3 con Cartista, che può sfruttare anche il DRS, perché la fotocellula è poco prima della staccata di curva 3. E ce la fa il pilota Racing Point. Anche Z Pro Mauro passa Miche Mai. Attenzione, perché all'esterno non vuole concedergli la posizione il pilota Mercedes. Z Pro Mauro di forza riesce a prendersi questa nona posizione e inizia a respirare i fumi di scarico della Red Bull di Dadoizzi, anche perché qui ogni volta che passi un pilota te ne trovi un altro davanti, sì, sono tutti molto molto attaccati. Quindi è molto importante la cosiddetta psicologia del pilota, che ama tanto Bendy. Tra l'altro io a tal riguardo stavo riflettendo, e qua invece c'è una citazione su Enrico, perché da questo punto di vista stavo pensando: Cartista e Birillo potrebbero, e anche lo stesso Lele Salva, anziché combattere tra di loro, cercare di di colmare il gap che sta aumentando. Sì, perché in questo modo stanno praticamente facendo il gioco dei primi due, perché il distacco è a 2 secondi. Dadoizzi all'esterno, Dadoizzi all'esterno di curva 3. Su Alesi si riprende la posizione al DRS il pilota Red Bull in questo momento, quindi potrebbe difendersi tranquillamente su Alesi, e infatti ce la fa, e questo avvantaggia tantissimo sia Z Pro Mauro che Miche Mai che Mister X che tutti quelli che hanno attenzione dietro, davanti, perché davanti è veramente evitato, molto vicino, vicino. Sì, è molto molto vicino. Attenzione, vediamo se ci sarà il sorpasso magari in staccata di curva 3, quello è il punto più congeniale per tentare un sorpasso. Tanto bandiera gialla, Advance Apple largo nella... Sì. Pare sia... Dovrebbe essere ingresso, sì, ingresso del terzo settore. Sì. Tanto ha preso un decimino. Esce di traverso Drago Lievitato. Perde la possibilità di poter andare. Si sono avvicinati a un secondo e mezzo Cartista e Birillo, tra l'altro. Sì, ho visto Drago Lievitato. Intanto 5 secondi di penalità per Advance Apple. Ho visto Drago Lievitato uscire tutto di traverso da curva 1. Giovi passa intanto Gior Rambo per la 14ª posizione. Vediamo se là davanti si muove qualcosa. Sono tutti abbastanza lontani e poi tutti hanno il DRS, quindi vediamo se Gior Rambo potrà tentare l'attacco di nuovo su Giovi, che ha gomme soft. Invece Gior Rambo è davanti a un terzetto di piloti che hanno gomma media. Intanto Mister X e Flaminio in uscita da curva 4. Passa il pilota Mercedes, Lele Salva, altri 3 secondi di penalità per lui, quindi fanno 6 secondi. Deve stare attento, perché su questo circuito i tanti secondi di penalità è possibile anche safety car, potrebbero davvero, no, potrebbero veramente metterlo in difficoltà a fine gara.
Eh sì, intanto, altri 3 secondi invece questa volta per Mike Mai. Mister X e box. Attenzione, Mister X e box, vediamo cosa intermedie. Fa. Intermedie. Cambia l'ala. È un po' rischioso, mi sembra. Tu che ne pensi? Vediamo anche perché ieri sera comunque avevamo visto a un certo punto che la pista andava a bagnarsi. Certo è che se Mister X, con tutta l'esperienza che ha, reputa anche Mauro Gold, anche Mauro già si capisce di più, perché effettivamente deve recuperare, prova il jolly. Vediamo a questo punto. Sta guadagnando tantissimo in questo momento Mister X. Sì, sta iniziando a piovere. Alessi intanto su Z Pro Mauro va a prendersi l'ottava posizione. Mi sembra che le condizioni della pista stiano peggiorando. Non so se sia sufficiente per l'intermedio. Vediamo che cosa fanno i primi due. Tanto Flaminio si porta in decima posizione. Vai box Fabio. Vai box Fabio. Drago continua. Vediamo se sarà giusta la visione di Fabio Sonnema e soprattutto anche Mister X e Mauro Gold. Vediamo, sì, Fabio Sonnema monta. Gomme in intermedie, vanno anche ai box Cartista e Birillo Dog. Anche Flaminio ai box, Mike Mai ai box. Attenzione, tantissimo intanto box. Marco Ganu va a prendersi la seconda posizione sull'Ele Salva. Allora, avremo un riferimento con Giovi che ha ancora le super soft e dietro c'è Fabio il suo name con l'intermedie. Attenzione, quindi John Rambo in staccata contro le intermedie di Cartista, va lunghissimo John Rambo. Questo penso sia il nostro metro di giudizio, perché ha fatto una frenata tutto sommato nei limiti di una staccata da asciutto. Attenzione perché sono in tre lì. Attenzione, Birillo Dog passa su Overboost e John Rambo. E penso che in questo momento stiano perdendo tantissimo i piloti con le slick. Non sta box, più in Drago. Pista Giovi. Non sta più in pista Giovi. E c'è Fabio Surname dietro che sta perdendo tantissimo. Da Doizzi Alesi. Alesi continua. Attenzione, anche Ganu continua. Sì, intanto, attenzione. Napoli dice super soft, vabbè, ci siamo intesi, voglio dire, diciamo, intendo chiaramente la mescola più morbida. Vediamo dopo questa Marcord. No, ha ragione, perché ora infatti le gialle intanto sono Fabio le medie. Fabio il Surname con Drago Lievitato che esce davanti. Sì. Esce davanti a Fabio il Surname anche abbastanza staccato, perché 8 decimi gli ha fatto perdere veramente tanto il suo compagno di squadra Giovi a Fabio il Surname. Grandissima strategia della scuderia Alfa Tauri. E adesso perderanno Dadoizzi intanto. Dadoizzi passa John Rambo che non sta più in pista. Sì, e tra l'altro è l'unico, credo che sia l'unico insieme a Overboost ancora con gomme d'asciutto. No, c'è anche Ganu, Alesi e Brian là davanti. Ah, è vero, a parte i primi tre, chiaramente, sì. Tendo dietro, non capisco perché non si sia fermato anche Rambo, perché tra l'altro era in ultima posizione, quindi aveva poco da perdere. Intanto ormai non stanno più in pista, perché Drago Lievitato ha passato agilmente Brian e verrà passato a sua box volta. Box per Ganu, immagino per Alesi. Sì, anche per Alesi, e penso a questo punto per tutti quelli che hanno montato gomma. Ma attenzione, Fabio Surname si è ritrovato molto piano, diciamo, davanti la Renault di Brian, che stava andando in box. Infatti prende 3 secondi di penalità Fabio Surname. Andava molto molto lenta in uscita della penultima curva la Renault. E occhio di perché ora si ritrova dietro anche Cartista, Birillo, che sono incollati. Infatti guarda lì, era un secondo di distacco Fabio Surname da Drago Lievitato con lo spauracchio che si è preso su Brian, ha perso un secondo e mezzo. Drago Lievitato quindi in prima posizione. Vediamo se Fabio Surname riuscirà a provare a ricucire questo distacco per il momento, ma ricordiamo che ha 3 secondi di penalità appena presi. Quindi dovrebbe riprendere il pilota in questo momento in testa dell'Alfa Tauri e dargli 3 secondi se non cambia nulla. Beh, tra l'altro le condizioni della pista mi sembra che stiano peggiorando man mano, quindi vediamo anche se dovranno fermarsi ulteriormente per mettere le gomme da Benedetto Pesante oppure continueranno così.
io non vorrei che i piloti che sono andati avanti con queste, con le gomme slick da asciutto, non abbiano pensato, o comunque il gioco all'inizio non gli abbia detto che comunque era breve questo scroscio di pioggia, quindi abbiano cercato di continuare con questa gomma slick e perché magari si aspettavano appunto la diminuzione, o se non proprio la pioggia che non cadesse più sul circuito austriaco. Intanto attenzione, Rambo out, rientra in pista, girato dove si era girato prima Advance Apple, che sì, è praticamente in ultima posizione. 2.8 intanto il distacco tra Drago lievitato e Fabio Surname. La situazione un po' più piccante può essere tra Lele Salva e Dadoizzi, che sono molto molto vicini. Non credo che là davanti tra Fabio Surname, Cartista, Birillo Dog e Ganu cambierà qualcosa, perché penso che tutti non si attaccheranno, faranno un po' di tregua finché... No, direi di no, anche perché mi sembra che in questo momento Drago abbia un passo... molto costante, molto veloce. Esatto, sì. 2.9 mantiene, quindi è un passo abbastanza costante. È molto molto veloce Drago sul bagnato, quindi vediamo cosa succederà. Intanto Birillo Dog si porta vicinissimo a Cartista, vediamo se ci sarà l'attacco. Forse un errore di Cartista, perché era un secondo e 4 in questo momento da Fabio Surname, un po' più frammentati dopo il pit stop i piloti, quindi non riesce intanto Birillo Dog a portare un attacco su Cartista. Rimane stazionario là davanti a 2.8-2.7 il distacco tra Fabio il Surname e Drago lievitato. Vediamo cosa succederà, ci sono ancora tanti tanti giri, quindi, e le penalità sono dietro l'angolo. Sì che piove, quindi magari i piloti saranno molto molto lontani dai cordoli. Beh sì, io li sto vedendo onestamente. Comunque vedo che... Io non azzarderei ad andare sui cordoli. Eh sì, nemmeno io, li vedo parecchio esuberanti, diciamo così. Io non azzarderei. Già i cordoli su questo gioco sono beffardi tanto, sì. Perché magari il giro prima riesci a prenderlo normale e non perdere la vettura, poi al giro dopo ti giri come una trottola. E intanto ha rallentato tantissimo Fabio Surname in uscita di curva, dell'ultima curva, perché è andato abbastanza largo. Penso che abbia rallentato per non farsi dare un altro avvertimento dal gioco. Infatti ha perso 4 decimi solo in uscita dall'ultima curva. Sì, e ha perso anche 6 decimi, era un secondo e mezzo di vantaggio, di nuovo a un secondo. 3-4, continua a maturare il vantaggio di Drago lievitato, che sta approfittando alla grandissima per il momento delle tra virgolette assenze. Un'assenza ce n'è solo una in questo momento, che è Just Loller, quindi dei suoi diretti rivali, anche perché Mauro Gold è 13esimo, Dadoizzi è 7esimo, quindi i suoi diretti rivali sono molto molto indietro. Lui è là davanti, intanto altri 3 secondi per John Rambo. Lui è là davanti in questo momento a 3 secondi e mezzo. Sì che la gara è lunga, però la sta gestendo molto molto bene. Tra l'altro ti segnalo, a proposito di comunque sostituti, o meglio di wildcard, che Brian sta facendo una gara tutto sommato molto molto interessante, perché si trova in 12esima posizione a 2 secondi da Mister X. Beh, ma Brian l'avevamo visto già in Prime League, quando proprio in Francia aveva debuttato e vinto nei campionati ufficiali FIT per un millesimo su Emis, quindi l'avevamo visto anche in Formula Open, che non era un pilota, diciamo, che era inesperto, ecco. C'è da fare esperienza, c'è da lavorare sulla materia ma prima. Ma le basi ci sono, basi ci sono, c'è solo da acquisire qualche decimo in più sul passo gara, ma le basi ci sono, molto corretto. Abbiamo visto tanti tanti duelli tra lui e Emis, Poz Luca e tutti i piloti là davanti in Prime League. E questa sera sì che la Pro League è tra virgolette la Prime League del 100%, ma il livello è molto molto più alto, quindi sta facendo tutto sommato bene con piloti del calibro comunque di Mauro Gold, di Mister X, perché comunque il buon Ernesto
molto molto esperto, un pilota molto esperto. Poi c'è anche, vabbè, piloti come Alesi, Flaminio, quindi è un buon test per Brian questa sera, per capire cosa vorrà fare magari in futuro. Intanto Davizi 3 secondi, cosa vorrà fare in futuro e sicuramente esperienza che entra. 3 secondi di penalità per Fabio il surname e fanno 6. Questa è dura. Dura perché in questo momento 6 sì. secondi addirittura sarebbe perde quinto. È quinto. Sì, sì, sì. Perché poi le salva 6 secondi, però da Dovizi ne ha 3 se non mi sbaglio. E torniamo a quel discorso, perché ti ripeto, dovesse entrare in safety car, è successo in alcune gare che hanno concluso in 10, in 5 secondi, e uno con le penalità si ritrova ultimo praticamente. Eh sì, è vero, abbiamo visto nella gara precedente, proprio della Pro League, sì. come Birillo Dog aveva preso 10 secondi, poi rimossi a seguito di una disputa fatta al gioco, e aveva preso 10 secondi e dal terzo quarto posto era crollato in ottava posizione, quindi quest'anno, oltre a stare molto molto attenti a non andare oltre i limiti della pista nelle curve indicate dalla direzione di gara, c'è da stare anche attenti anche al gioco, perché è molto molto severo. Intanto Dadoizzi si difende su Z Pro Mauro. Dadoizzi ha perso il contatto ai box. Attenzione, ha smesso di piovere DLS abilitato, attenzione. Tra l'altro Fabio il surname si è portato a 2 secondi da Drago, non so se ha commesso qualche errore Drago. Drago ha detto vabbè, adesso me la prendo un po' con calma, dato che dietro 5 secondi per Mauro, occhio. 5 secondi. Tra l'altro, e non li sconta adesso. Tantissimi piloti box, Brian, Mauro, Giovi, Overboost e mica mai. Allora, Dadoizzi monta gomme medie, Mauro Gold e Brian gomma soft. Overboost gomma soft, mica mai gomma pure. Soft. Penso anche John Rambo a questo punto e Advance Apple su gomme soft. Attenzione, perché potrebbe riaprirsi un'altra gara se hanno azzeccato il momento giusto per il cambio. Sì, Dadoizzi certo sta guadagnando. Dadoizzi che aveva 27 secondi è sceso a 26.8. Infatti vai box. Attenzione, ai box Drago Lievitato, ai box Fabio Surname, via via tutti gli altri, tutti ai box. Vedi che mi pareva strano che Alesi e Marco Gano avessero allungato così tanto la prima sosta per mandare a montare gomma intermedia. E forse si aspettavano il cessare della pioggia, infatti è così. Attenzione, Fabio Surname gomma soft, Cartista gomma soft, Birillo Dog, Drago Lievitato gomma media, Gano soft, Z Pro Mauro gomma media. Va avanti, no, Lele Salva gomma soft. È molto colorita la griglia. È un albero di Natale, sì, sì. Eh sì, è molto colorita anche perché ci sono tutte e tre le mescole in pista. La gomma hard la monta solamente John Rambo. Gomma media per Advance App. Attenzione, Mauro Gold su Mister X passa agevolmente, anche perché Mister X stava uscendo dai box. Mi ha fatto un grosso undercut il pilota della McLaren, perché era dietro a Brian. Sì, e c'è Cartista che sta spingendo. 1 e 2, infatti stanno guadagnando. Attenzione! Hanno gomma soft, quindi devono spingere tanto. Quella gomma soft ne ha veramente tanto di più della gomma media. Certo è che ci sarà un cliff molto molto importante della gomma soft, mentre la gomma media reggerà diciamo fino a metà gara, se non di più. Sono già arrivati. Fabio deve fare in fretta perché c'ha quei secondi sul gruppone che non sono da dimenticare. Vediamo, perché se fa in fretta e riuscirà a passare il Drago Lievitato, che sarà sprovvisto di DRS e soprattutto di una trazione molto molto importante delle gomme soft rispetto alla gomma media. Vediamo. Ha già il DRS, tre decimi. Penso lo passerà qui. Intanto Ganu passa Birillo Dog per la quarta posizione. È uscito malissimo Fabio Surname, che però recupera tutto in trazione. Vediamo, si porta subito in scia del pilota dell'Alfa Tauri. Passa all'interno, vediamo, gran staccata
alla 4 va lungo Fabio Sonneme, quindi potrebbe esserci un incrocio di traiettorie per Dragoglio Evitato. Vediamo se ci sarà un controincrocio di Fabio Sonneme, vediamo se si butta. Niente, rimane dietro, questo è molto importante. Oh, attenzione, Dragoglio Evitato lo stava perdendo. Attenzione, infatti passa anche Cartista all'uscita di curva 5. C'è stato uno scomponimento dell'Alfa Tauri di Dragoglio Evitato, che sta puntando le barriere dietro. C'è anche Ganu dietro, e soprattutto dietro c'è anche Benillo Dog. E Dadovizi sta arrivando. 2-3. È una strana scelta questa di Drago. Ora vedremo se pagherà nella seconda parte, diciamo. E pagherà soprattutto se Cartista e Fabio Surname inizieranno a battagliare, perché Cartista lo vedo molto, molto minaccioso in questo momento su Fabio Surname. Sì, esattamente. Fabio, però, a questi secondi deve tenere la testa, assolutamente spingere più che può. Io credo che dovrebbero fare un po' di tregua quei due là davanti, per dire trainiamoci, andiamo avanti. Sì. A te non credo che ci sia, perché Cartista punta all'interno e infatti c'è il sorpasso del Cartista, che lui non ha penalità, quindi in questo momento potrebbe stare tranquillo là davanti. Si porta in prima posizione, diventa il nuovo leader del Gran Premio d'Austria. Altri 3 secondi intanto per Gian Rambo. 8 decimi. Rambo purtroppo anche in questa gara lo vediamo in grande difficoltà. Diciamo che sia Francia che Austria non sono due circuiti dove dove dire prende troppi secondi di penalità, perché il gioco è veramente tanto tanto cattivo in certi punti. Certo è che magari è anche dato dallo scarso allenamento. Mauro Gold, intanto 3 secondi di penalità, fanno 8. Tanto Napo ci chiede ci chiede per quanto riguarda l'usura della gomma della rossa. Io purtroppo provo al 50%, però dura 13-14 giri. Abbiamo visto addirittura ieri Topping farne 20 su gomma soft, però arriva sugli stracci. Ci aveva detto nelle interviste post gara che addirittura è arrivato all'89% con 20 giri di gomma soft. Il primo cliff, diciamo, ce l'abbiamo verso il nono decimo giro, quindi se facciamo per due, se facciamo il calcolo elementare per la 100%, intorno al ventesimo giro dovremmo avere un cliff della gomma soft, ma penso anche qualcosina di meno. Tanto un secondo, attenzione, un secondo, Drago Evitato è fuori dal DRS, vediamo se è riuscito a prenderlo. No, non lo attiva. Non ha il DRS Dragoglio Evitato, quindi questo è un punto molto importante per i due là davanti, anche perché dietro invece potranno usufruire di questa situazione. Infatti, soprattutto Mauro Gold, Marco che si porta Gano molto molto vicino, Marco Gano si porta molto vicino in staccata di Dragoglio Evitato, infatti all'interno sorpasso. Io se fossi in Drago non opporrei nemmeno tanta resistenza, sì. Onestamente non ha molto senso. Esattamente, perché lui in questo momento ha gomme medie, quindi meno performanti, deve ragionare sul lungo. Sa che i tre piloti là davanti dovranno per forza fermarsi prima, e soprattutto che Fabio Sonneme ha 6 secondi di penalità. Intanto 9 secondi di penalità per Lele Salva, e anche Overboost ha preso 3 secondi, quindi iniziano a diventare molto molto pochi i piloti che non hanno per il momento penalità. 1-1 intanto Ganu. Urca ha perso tantissimo da Ganu. Sì, diciamo che ora inizia ora può diciamo andare di passo, perché dietro c'è Bidilo che ha la stessa strategia con Dadoizzi, quindi ora questi tre diciamo che potranno un po' fare la gara seguendo il loro passo e vedere cosa succede poi. Sì, è vero. Intanto Mr. X 3 secondi di penalità anche per lui. E comunque il buon Marco Ganu ha fatto, anche mica mai 3 secondi, ha fatto registrare il giro più veloce in 1:06:04. Il pilota della Haas l'avevamo visto nei Gran Premi precedenti molto molto in difficoltà rispetto al proprio compagno di squadra. Su questa pista invece si sta dilettando molto molto bene Marco Ganu, pilota che l'anno scorso
L'anno scorso non ha corso. No, l'anno scorso no, perché tu era Mauro Gold. Ecco, perché tu continui, io aprirei una petizione, una raccolta fondi, qualcosa. Attenzione, comunque, perché Mauro Gold è abbassato in questo momento Z Promo. Una petizione su change.org in modo tale che cerchiamo di fare qualcosa per, diciamo, per non confondere Mauro Gold con Marco Gano. Sì. Esattamente. Allora, ti consiglio per evitare questa qua, immagina Marco Gano, consiglio come Ganu, e vedrai che forse ti confondi, anziché okay, Mauro, Marco, Ganu. Mauro e Box, Z Pro Mauro. Z Pro Mauro, forse ha rotto l'ala nel duello con... Sì, è Box. Nel duello con Mauro Gold. Sì. Tra l'altro Z Pro Mauro molto sottotono. È molto sottotono, soprattutto buon Marco Ganu, che dicevamo prima l'avevamo visto molto molto in difficoltà nelle piste precedenti, invece qua si sta diventando molto molto bene, addirittura è in terza posizione, un secondo e sei da Fabio Il Surname. Torniamo là davanti, perché i primi tre, come dava Cartista, sta avendo un buon passo. Sì. E dietro riesce a tenere Fabio Il Surname. 4-3, che però non mi sembra un distacco. Sì, stanno chiaramente guadagnando, ma non mi sembra che stiano guadagnando tantissimo nei confronti di Drago, Birillo e lo stesso Dado Izzi. Vediamo, anche perché ovviamente adesso c'è il sole, quindi la temperatura della pista si starà innalzando, e questo potrà permettere alla media di andare in temperatura prima. Media, tutto sommato, dopo 7-8 giri diventa una gran gomma. Attenzione intanto a Alesi, in staccata di curva 4 alla Verstappen contro Leclerc. Dado Izzi all'interno tenta di difendersi, ma bravissimo Alesi per il momento a tenersi la sesta posizione. Attenzione perché all'interno Dado Izzi di curva 4 fa una grandissima staccata, bloccaggio dell'anteriore destra per lui. Vediamo se Alesi tenterà un controsorpasso all'esterno in questo momento. Attenzione, ancora in curva 5 Alesi rimane appaiato e riesce a passare, e riesce a passare Dado Izzi. Hanno perso tantissimo dai piloti davanti, tanto anche Giovi passa Brian in staccata di curva 4, ma grandissima la manovra di Alesi che si porta in sesta posizione in questo momento. Intanto da Fabio Il Surname Drago Lievitato a 4 secondi e 2. Vediamo se è molto molto vicino a Cartista. Attenzione. Allora, in questo giro, se non ho visto male, ha perso più o meno sui 7 decimi Drago nei confronti di Cartista. Tanto anche Mark riscatta un bevete. Grazie Marco, perché sto parlando a raffica. Fabio Sonnello è uscito molto molto male da curva 3. Era molto vicino a Cartista. Penso che abbia alzato il piede per continuare a farsi trainare. Sono 4 e 6 al momento tra Drago Lievitato e Fabio Il Surname. Sì, tra l'altro mi sembra che Dado Izzi sia il pilota forse tra quei tre di cui parlavamo prima, Drago e Birillo, quello più in difficoltà, perché è stato superato da Alesi, mentre Birillo e Drago si mantengono invece con un passo più stabile rispetto ai primi tre. Sì, certamente vedremo. Intanto altri tanto ancora aggiornambo. È un gran peccato disastroso veramente, mi dispiace con tutto il bene, però chiaramente è veramente un peccato. Di nuovo molto vicino Fabio a Cartista, 4 decimi. Vediamo se tenterà un attacco sul rettilineo tra curva 3 e curva 4. Esce molto molto bene tutte le volte Cartista da curva 3 in trazione. Credo che non attivi neanche l'ERS, il buon Fabio Sonnino, perché si stacca molto molto tra curva 3 e curva 4. Intanto indietro andiamo a vedere se c'è qualche situazione abbastanza piccante. C'è Giovi che è arrivato su Mr. X. Le salva anche su Dado Izzi, si è avvicinato tanto. Vediamo allora il compagno di squadra dell'attuale leader del Gran Premio se tenterà un attacco nel prossimo giro. In scia in questo momento alla Red Bull di Dado Izzi, alla scuderia di casa. Intanto, Cartista! 3 secondi di penalità anche per lui. Attenzione.
quando il distacco tra Fabio e il surname e Drago di Ritato è andato a 5-2. Sì, tra l'altro stavo osservando come in realtà Drago si difende bene nei primi due settori, ma nel terzo perde qualche decimo di troppo, sui 3-4 decimi. È tra virgolette il più guidato, se sì, vogliamo, il terzo settore, quindi è normale che la gomma soft faccia un pochettino la differenza nei confronti della gomma media. Tanto l'Elesalva non riesce a portare l'attacco su Dadovizi, anche perché Dadovizi è riuscito a riprendere il DRS da Alesi. Invece Giovi è arrivato su Mister X, vediamo come traziona qui. È trazionato veramente tanto tanto bene il pilota dell'Alfa Tauri. Vediamo se Mister X subirà l'attacco. Non è riuscito il compagno di squadra di Drago Lievitato a portare un attacco in fondo al rettilineo. Tanto Fabio Sonnemi di nuovo tantissimo vicino. Molto Dadovizi 3 secondi di penalità. E fanno 6, se non mi sbaglio. Eh sì, praticamente sono rimasti là davanti in 3 senza penalità: Ganu, Drago e Birillo. Eh sì. Oh, attenzione, Fabio Sonnemi all'interno di curva 3 su cartista. Rompe gli indugi. E si va a prendere la prima posizione. Vediamo se in questo momento avrà il passo per scappare. Il distacco tra Drago e cartista in questo momento è salito a 5 secondi e 4. Devono continuare a trainarsi. Sì, anche se ripeto, cambio di posizione non è che li stia aiutando molto, perché tutto sommato Drago è a 6 secondi da un paio di giri che il distacco si mantiene su questa cifra, quindi è un distacco ancora troppo contenuto. Comunque facciamo un piccolo recap delle penalità. Quando proprio l'Elesalva va a prendersi altri 3 secondi, sono 6 secondi per Fabio Sonnemi, 3 per cartista, 3 per Alesi, 6 per Radoizzi, 12 per l'Elesalva, 8 per Mauro Gold, 3 secondi per Mr. X Giovi, 6 secondi per Mike Mai, Overboost e Z Pro Mauro e 18 secondi per John Rambo. Tanto Mauro Gold, proprio appena citato, passa l'Elesalva che va ai box. Andiamo, cambia l'ala, le salva e monta gomme medie per lui. Le salva che aveva visto proprio nel GP di Francia riuscire a prendere il suo primo podio su Formula Italian Team, aveva proprio detto ho avuto tanta sfortuna per il momento e non riuscivo a raccogliere quello che stavo seminando in qualifica, infatti lo vedevamo sempre nelle prime posizioni. Oggi purtroppo è ritornato su quegli standard, speriamo che possa, quando mancano 40 giri al termine, possa risalire in classifica. Sì, era partito bene tutto sommato, poi si è un po' perso tra cambi gomme, diciamo, no? Anche questi intanto 12 secondi di penalità, quindi è molto molto dura, di certo non lo aiutano. Tanto altri 3 secondi di penalità per John Rambo e quindi fanno 21 secondi di penalità per John Rambo. Cartista comunque tutto sommato è rimasto, siamo a metà gara, neanche. Mancano 39 giri purtroppo. E dicevo, cartista tutto sommato è riuscito a rimanere negli scarichi di Fabio Sonnemi. Ganu, quando ha sorpassato Drago Lievitato, aveva fatto un gran giro, attuale giro più veloce della gara, altri 3 secondi per Zeta Pro Mauro, purtroppo quindi va a 9 il pilota. Intanto Mike Mai su Brian in staccata di curva 3, vediamo se si difende bene. Purtroppo prende 3 secondi di penalità anche per lasciare lo spazio giusto a Mike Mai, è andato sul cordolo. Gran staccata di Mike Mai per difendersi. Tanto là davanti continuano a martellare. Dicevamo di Ganu che dopo aver passato Drago Lievitato aveva fatto il giro più veloce, sembrava poter andare a riprendere sia Fabio Sonnemi che cartista, e invece è sprofondata a 3 secondi e mezzo. Certo è che tenere il ritmo su questa pista, che ci sono 3 zone di RS, tenere il ritmo non è affatto facile. No, tra l'altro è vero che Birillo, esatto, Birillo si fa solo vedere, l'Elesalva 15 secondi di penalità.
No, stavo proprio dicendo che Brillo 4-4 praticamente si è incollato a Drago e ora sembra averne anche di più. Intanto è un po' che non lo facciamo e lo diciamo, ma vi ricordiamo che su www.formulaitalianteam.com basta registrarsi per andare a seguire il live timing, quindi potete trovare tutte le statistiche del gioco, quindi ali rotte, passi, settori, eccetera eccetera. Basta registrarsi andando sul nostro sito, nella sezione ovviamente statistiche. Sì, basta che cliccate time sul link che vedete ora in chat. Incredibile, che efficienza. Attenzione, 6-2 intanto il distacco di Drago lievitato da Cartista e Fabio Surname. Da Doizzi si è riportato molto molto vicino ad Alesi, mentre Birillo Dog e Drago per il momento non altri 3 secondi di penalità per Michemai, non accennano a farsi la guerra, anche perché sanno che potrebbe fargli perdere tanto tempo e fargli perdere soprattutto la vittoria. Sì, è un momento importante della gara, perché vediamo i primi. Fabio c'ha sul groppone quei 6 secondi che sono una mannaia, sono veramente, quindi allora al momento comunque sarebbe secondo, no, sarebbe terzo. Sì, perché c'è Ganu se la giocherebbe con Drago. 4-1. Sì, se la giocherebbe con Drago, è 4-1 per il momento. Marco Ganu da Fabio, quindi gli mancano 1 secondo e 9 per almeno mantenersi la seconda posizione. Sì, vedo qualche nuvola in più. Sì, no, ricordiamo che tra l'altro non c'è. I piloti si sono tutti smarcati dall'obbligo di una mescola e cambio gomme, quindi esattamente possono decidere la strategia liberamente. 3 secondi per Giove, intanto vedo una nuvola che ricopre tutta curva 3, quindi attenzione a questo meteo, potrebbe riservarci tante sorprese questa sera. Meteo molto instabile in quel meteo pazzerello. Meteo pazzerello. Intanto Drago mi sembra che stia iniziando a rosicchiare terreno. Bandiera gialla nel T1. Oh no, le salva, si è girato in uscita di curva 1. Gran peccato per il pilota Racing Point. Dicevo, c'è Drago lievitato che sta iniziando a rosicchiare tempo su sì. Marco Gano, quindi sì. Attenzione, ed è potrebbe fisso essere il cliff, eh? Sì, perché è fisso il suo distacco sui 6,5, 6,7 da un paio di giri praticamente, quindi siamo arrivati un po', come dicevi tu, alla situazione in cui le gomme medie iniziano a entrare, diciamo, finalmente in prestazione. Anche perché qui la sosta non è tanto dispendiosa, no, di tempo, ma è anche vero che essendo un tracciato molto molto corto, gli stacchi sono molto molto ristretti, quindi si perdono in proporzione a un Silverstone che sarà la prossima gara del calendario, dove ci metti 30 secondi per entrare, fare il pit stop e uscire dalla pit lane. In proporzione comunque si perdono le stesse posizioni anche qua. Tanto le salva altri 3 secondi di penalità, purtroppo mi pare sia sì, una seconda parte di gara disastrosa anche per lui, purtroppo. Vediamo, Cartista rimane comunque negli scarichi di Fabio Surname. Sì, penso che sia una strategia, non so se le pensi come me. Penso anch'io che prima non ha senso che lo Fabio Surname, esatto, Fabio Surname ha visto che Cartista ne aveva un pochettino di meno nei suoi confronti, quindi ha detto vabbè, mettiamoci noi davanti, mi metto io davanti. E Cartista questo lo ha capito in pieno, perché da quando è passato Fabio Surname non ha tentato il controsorpasso, anche perché se iniziano a battagliare poi perdono tanti secondi. Sì, intanto Ray in chat ci dice: sto cercando di capire il meteo. Speriamo che la Ferrari pure abbia Mister X su Giovi alla staccata di curva 3, e questo potrebbe essere un'altra prova per capire che le gomme medie iniziano a lavorare. Sì. Secondi, salvo, penso che abbia purtroppo, come dire, sì, ormai sì, abbiamo mollato al punto di vista della concentrazione. Eh sì,
21 secondi di penalità, bandiera gialla, ecco. Eccola. Allora, intanto Drago sotto i 6 secondi si è portato. Safety car! È safety car! Safety car! Safety car, e questa non so se è una buona notizia per Fabio. Box Alesi. Vediamo un po' cosa succede ora. Ai box subito Alesi. Ai box Flaminio. E andranno tutti ai box. Eh sì, anche Mr. X, Giovi, mica mai, tutti ai box. E quelli là davanti invece perderanno tantissimo tempo. Perché se rientrano, sì, potrebbero tutto sommato tenere la posizione, perché c'è la safety car, quindi c'è da rispettare il delta. Ma anche loro lo devono rispettare. Oh no, 5 secondi per overboost. Se invece non rientrano, no, avranno gomme più vecchie. Credo che quelli con la soft rientrino sicuro. Sicuramente i primi tre entreranno. Vediamo cosa farà Drago con Birillo, soprattutto loro due, perché sono in piena bagarre. Ma rischiare di avere una gomma media usurata. Io entrerei, vediamo cosa fanno loro. Vanno ai box. Eh sì, tutti ai box. No, Birillo Dog è fuori. Birillo continua. Birillo Dog fuori, quindi attenzione, prende la leadership del Gran Premio d'Austria. Vedremo cosa succederà. Fabio, anche lui con le medie. Oh, gli sono passati da Dovizi davanti. Da Dovizi davanti a Fabio Surname. Quindi le due Red Bull vanno davanti, montano gomme medie. Fabio Surname è cartista, mentre Drago Livitato, Marco Ganu. Non ho ben capito come è passato davanti. E da Dovizi non è rientrato. Ah, ok. Ah, ecco, allora a questo punto presumo che la strategia sia quella di, come dire, di probabilmente fare la fantomatica difesa alla Red Bull che abbiamo visto in Francia. Sì, e credo in di sì. A questo punto sì, perché io avrei onestamente sacrificato uno dei due, tra virgolette, uno. Sì, uno no, però magari glielo chiederemo a fine gara se andranno a podio. Tanto il buon Gilles, da esperto e vecchia gloria qual è, ci dice: speriamo che l'incidente di Lele Salva sia originale, perché altrimenti ha condizionato pesantemente la gara. Lo speriamo tutti, ovviamente. Certamente. Io credo che abbia proprio mollato mentalmente la gara e che abbia fatto un errore di deconcentrazione. Cioè, non l'abbiamo visto in live, quindi non possiamo dirlo, ma non penso ci sia. Sarà il direttore gara, diciamo, a curarsene, quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli. Tanta attenzione, perché c'è un problema per Dadoizzi, perché davanti a John Rambo, che è doppiato e tenta in tutti i modi di far passare o Dadoizzi o di farsi sdoppiare. Addirittura in questo momento davanti penso che gli abbia dato il via libera. No, sta creando un po' di casino John Rambo in questo momento, perché vuole levarsi da quella situazione. E il gioco purtroppo qui non è tarato bene, perché nella realtà un pilota doppiato si va a sdoppiare e poi rientra. Penso che in questo momento gliel'abbia data, comunque gli abbia concesso di sdoppiarsi, e questo è un bene sia per lo spettacolo di chi si sta giocando la vittoria là davanti, sia per lui, così almeno può essere anche una notizia positiva per Advance Apple, che ricordiamo è rimasto praticamente sempre lontanissimo. Zeta Pro Mauro, quindi una gara che può, tra l'altro stiamo Mauro vedendo Gold è ottavo, Mauro Gold è ottavo, tra l'altro stiamo vedendo come ci sono praticamente la metà dei piloti con le medie e l'altra metà con le soft. Eh sì, è vero. La cosa che... 3 secondi di penalità per John Rambo. Rambo penso che siamo lì ormai, perché... Credo sia 20... 24 sicuro. 24 sicuro. Vediamo. 24 secondi di penalità per John Rambo. 14 per Overboost. Poi 6 secondi per Dadoizzi e Fabio Surname. 3 secondi per Cartista, Ganu, Mauro Gold, Alesi, Mr. X e Brian.
Apple sta cercando di spingere, ha messo le soft, le medie, scusate, e a 18 secondi, mentre Rambo lo vedo molto distante, vediamo se riuscirà a recuperare il minuto di distacco. Oddio, lo spero per lui, così riesce a rimettersi in coda al gruppo, magari farsi qualche duello, perché ovviamente purtroppo Jordan no drive thru. Sì. Drive thru per John Rambo. Allora, intanto si sono unite praticamente le prime, a questo punto, le prime 16 vetture con Apple pure, che ormai si è portato praticamente, è incollato a Z Pro Mauro, e la safety car rientra. Sì. La safety car rientra in questo giro, quindi pronti a questa ennesima gara nella gara, perché abbiamo vissuto sostanzialmente tre gare, la prima dalla partenza alla pioggia, poi dalla pioggia alla fine della pioggia, e poi dalla pioggia dalla fine della pioggia. E siamo al quantesimo giro, quindi e ne manca ancora prima, 30 di lì. Esatto. vediamo lì davanti, quindi le due Red Bull di Birillo Dog e Dado Izzi, con dietro Fabio Surname, Cartista, Drago Limitato e Gano. Vediamo, riparte adesso Birillo Dog. Riparte adesso, è partita abbastanza bene Birillo Dog, è partito molto bene Fabio Surname, ma è partito ancora meglio Drago Limitato. E Drago avrà un vantaggio non indifferente. Enorme. Sì, sì. È enorme con queste gomme soft, vediamo se riuscirà a portarle fino alla fine, o se magari ci sarà la pioggia, perché è tornato cupo come era prima il cielo. Intanto ha passato Cartista. Penso che il problema sarà più che altro passare forse ora Fabio e poi le due Red Bull. Io credo che il problema più grave, intanto Mike e Mai un po' dietro nelle posizioni arretrate, c'è stato uno scambio multiplo tra Mike e Mai, Brian, Overboost e Z Pro Mauro. Io credo che il problema più che altro che passare Fabio Surname sia passare le due Red Bull, anche perché DRS, sì. Sia in Francia, intanto Z Pomoro di nuovo su Overboost, sia in Francia che in Spagna Drago Limitato se lo ricorda bene quanto è difficile passare. Sì. Forse qua però diciamo la strategia anche diversa, con queste gomme così performanti potrebbero dargli un po' un vantaggio. Intanto vediamo un po' in difficoltà da Doizzi in uscita di curva. Veniamo, allora in questo momento potrebbe essere anche buono il fatto che... Occhio che sono incollati. In tre verso la curva 3. Attenzione, Drago Limitato all'interno. E attenzione perché Fabio Surname tira una staccata, arriva lungo e quindi perde la posizione su Drago Limitato. E adesso ricordi spagnoli e francesi. Attenzione perché Fabio Surname all'esterno di Drago Limitato. Per Fabio in questo momento non ha molto senso combattere, gli conviene aspettare, rimanere. Sta piovendo di nuovo. È arrivato Mengacci. Però tutto sommato la strategia. Occhio a Drago. Attenzione Drago, si sono un po' toccati, sì, con Dado Izzi. Overboost, intanto passa Brian. 27 secondi di penalità per John Rambo, è arrivata la pioggia, che è un gran premio incredibile, dove ce n'è una ad ogni giro, è incredibile. DRS abilitato, ma penso per poco a questo punto, vedremo se bagnerà la pista. Deve provarci ora Drago. Attenzione perché è anche uscito abbastanza lontano da Doizzi, da Birillo Dog, ma prende la scia del compagno di squadra. Attenzione perché Drago di nuovo stretto nella morsa del muro Red Bull, con Dado Izzi che tenta di tutto per mantenere la posizione, ma questa volta il muro Red Bull crolla. Non è finita però, perché sta cercando. Attenzione perché Dado Izzi continua a tenere la posizione su Drago Limitato. Incredibile questa battaglia con Drago Limitato, che sfrutta le sue gomme soft in trazione. Arrivano verso curva 5. Drago Limitato all'interno di Dado Izzi, ce l'ha fatta questa volta. Stavolta dovrebbe avercela fatta, e ora il problema per Birillo. E ora Birillo dovrà stare molto attento. Vediamo se si ferma qualcuno. Il muro blu è crollato, gli sono serviti due GP per studiarlo,
per capire come attaccarlo e ce l'ha fatta Drago Limitato, che adesso Z Pro Maure da 27 secondi. Vediamo se in questo momento Drago Limitato riuscirà a portarsi in prima posizione. Vanno tutti su verso la 1. Drago Limitato all'interno riesce a passare le due Red Bull e si porta in prima posizione. Grandissima sì, manovra di Drago. Occhio dietro alle due Red Bull, perché c'è anche una bella battaglia. È un treno fino a Mauro Gold. C'è una Racing Point. Cartista. Purtroppo si sono toccati con Fabio. Sì. L'ala è di Fabio. Parecchio. Mi sembra di Fabio la Williams, se non ho visto male. Sì, manca veramente. Altri 3 secondi per Cartista. Mauro Gold su Marco Ganu. Marco Ganu 5 secondi di penalità. Ci prova Mauro. Curva. Era l'unico che era rimasto senza penalità. Mister X su Fabio Surname. Sprofonda Fabio Surname. Peccato, mi sembra che in quell'episodio abbia perso un po' la macchina. Alesi, attenzione. Intanto Mister Giovi passa anche Fabio Surname, ovviamente. Ma attenzione, Alesi. Non riesco a seguirti. Zeta Pro Mauro contro Zeta. Allora, Alesi con su Cartista. Attenzione per la quarta posizione in curva 1. Passa. Tanto Fabio va in box. Fabio Surname ai box. Occhio, perché dietro le sì c'è Oddio. Mauro Gold nei piccioni a due così. Attenzione, vediamo se riuscirà a tentare la staccata anche su Alesi. Invece no, riesce a prendere solo la posizione su Cartista. Bandiera gialla nel terzo settore. Sta succedendo di tutto. Sì. Sta piovendo sul Gran Premio d'Austria. Salvo intanto. No, è uscito Giovi su Mister X. E in 4 in curva. Attenzione, perché Alesi viene passata da Mauro Gold. E dietro anche Marco Gano su Cartista. È incredibile. Ancora Alesi all'interno di curva 5. Su Mauro Gold, vediamo se riuscirà a tenere la posizione il pilota della Ferrari. Mamma mia, bellissimo duello. Mamma mia, cosa sta succedendo? Le mie corde vocali stanno gridando aiuto. Grandissimo sorpasso. È tutto troppo bello per il momento. Bravissimi entrambi, perché si sono. Perché Flaminio non è finita, perché Flaminio no. È attaccatissimo a Cartista. Quindi attenzione, vediamo se il pilota Williams potrà tenere diciamo su il morale della sua scuderia, con Giovi che ha tirato una staccatona. E quindi sono di nuovo in Occhio 3 che ancora. Cartista, attenzione, perché Flaminio prende tutta la velocità. Salgono tutti su curva 3. Vediamo, c'è anche dietro Mister X e Z Pro Mauro in 5 in una curva. Mamma mia. Oddio, ho visto un mega contatto con mi tutti che tiravano sì, la e dietro staccata Giovi su. Mi sembra che ci sono Z Pro Mauro e Mister X. Occhio Flaminio su Cartista. No, ma quanti sono lì? Una decina. 3 e 7 macchine che si danno battaglia insieme. Una cosa incredibile. Allora Drago intanto sta andando via e ha 4 secondi di vantaggio nei confronti di Birillo. È una cosa incredibile. Vediamo overboost addirittura su Michemai. Attenzione, overboost su Michemai alla penultima curva. Overboost passa Michemai. Vediamo cosa succede. Non è finita qui. E non è finita, no, perché Giovi si affaccia su Flaminio, ma Flaminio a sua volta si affaccia su Cartista, con Michemai che riprende la posizione su Overboost. È tutto un incatenarsi di cose. Attenzione, perché Giovi è affiancato a Flaminio, che si difende grazie alla scia offertagli, ovviamente non volontariamente, da Cartista. Attenzione, allora perché Giovi arriva lunghissimo. Vediamo se riesce a mantenere. Ha avuto una trazione incredibile Giovi. Aiuto. Attenzione, perché riesce certo a passare. Riesce a passare Flaminio. Va indietro Mister X contro Z Pro Mauro. E un tutti contro tutti questa volta. È una Royal Rumble. La Royal Rumble, ragazzi, veramente una Royal Rumble. Cioè non. Flaminio riesce a tenere la posizione su Giovi grazie alla scia di Cartista, mentre Z Pro Mauro non riesce a passare Mister X. Mauro Gold intanto su Dado Izzi. Là davanti Mauro Gold su Dado Izzi nel terzo settore. Mamma mia, Dado Izzi è ancora attaccato. Attenzione, perché nella penultima curva entra dentro. Si toccano e Dado Izzi danneggia l'ala. E c'è stata. Ah, Mauro Gold ha altri 3 secondi. Attenzione, perché Dado Izzi viene passato in questo momento da Alesi. Ha voluto tentare un attacco di nuovo
da Luizzi. Non lo so, io fossi... Attenzione Giovi su Flaminio. Quanti sono in curva 1? Attenzione in 5. Aiuto. In 5 si sta battendo. Chiudete gli occhi perché sta arrivando. Non sapeva cosa fare. No, attenzione, overboost è finito per Prati. Purtroppo Michele Mai si è trovato a sinistra. Attenzione Giovi in derapata. E quindi viene passato da Overboost e Flaminio. Ma cosa sta succedendo, ragazzi? Mi ricordano di respirare, ma qua è veramente difficile, dura. Sì, perché non c'è un attimo di pausa. Non c'è un attimo di... Ancora Michele Mai all'esterno. Overboost intanto passa suo compagno di squadra. Non è finita. Michele Mai su Z Pro Mauro. Mister X, attenzione, Brian ancora. Lotta aperta tra le no. Contatto tra Overboost e Brian, alla peggio Overboost. E Advance Apple prende la posizione. Intanto in giro e mezzo. E ancora Giovi su Brian all'esterno. Brian by box. Quasi 8 secondi di vantaggio. Box da Doizzi. Sì, ormai si sono dati battaglia dall'inizio alla fine. Qua dietro Drago gli è evitato, è andato sul velluto Mauro Gold. Intanto passa anche Binudo Dog Mauro Gold. Oh, è arrivato anche Alesi e anche Marco Ganu. Attenzione perché sì, si accende la battaglia anche per il podio. Sì, perché è in difficoltà con le gomme Birillora. È un disastro bellissimo questa sera, perché anche se non riusciamo a seguire tutti attenzione Alesi molto vicino. Vediamo là dietro se si sono calmati un attimo. Hanno capito che mi serve un po' del sollievo. Penso di sì, perché ci sono sostanzialmente due grupponi, uno tra Mauro Gold, Birillo Dog, Alesi e Ganu. Attenzione, Mister X è uscito fortissimo prima della penultima curva e passa cartista, ma grandissimo sorpasso di Mister X che sfrutta al meglio le sue gomme soft. Attenzione perché dietro cartista in questo momento a Z Pro Mauro e Michele Mai. Vediamo. Ci sarà sicuramente un attacco Alesi intanto su Birillo Dog. Marco Ganu anche su Birillo Dog, attenzione! Doppio sorpasso subito dalla Red Bull. Oh, Alesi esce male, quindi attenzione perché potrebbe esserci un incrocio di traiettorie. Era arrivato lungo anche Marco Ganu, quindi vediamo anche Birillo Dog potrebbe ripartire e riprendersi le posizioni. Marco Ganu col DRS, Alesi senza, quindi si prende l'interno il pilota della AS e va a prendersi la terza posizione. Attenzione perché è arrivato lungo, ma riesce a trazionare molto molto bene. Vediamo se Alesi riesce a rimettersi all'esterno e tentare di nuovo un controsorpasso. Marco Ganu chiude la manovra. Guarda quanto ha guadagnato Mauro Gold con questa, sì, con questa battaglia. 2-8. Era nelle retrovie e con tutto questo ambaradano. Zeta Pro Mauro vicinissimo a cartista. Aveva tentato un attacco all'uscita del terzo settore. A 66 ancora millesimi però... si fa tutto all'interno e riesce a passare alla penultima curva. Riesce a passare alla penultima con intanto Birillo Dog ai box. Mister X è partito 13esimo, in questo momento è quinto e davanti Marco Ganu, se non mi sbaglio, ha più secondi di penalità, quindi attenzione, potrebbe riuscire a recuperare qualcosa Mister X. Grandissima gara del pilota Mercedes, l'avevamo visto anche in occhio Michele Mai in Francia. Michele Mai su cartista, non è ancora finita. Le due Mercedes di colorazioni diverse si sfidano. Attenzione perché cartista prende la scia di Z Pro Mauro e anche il DRS ai box. Fabio Sorname da Doizzi hanno messo gomme intermedie. E Mauro Gold, quando si è, diciamo, liberato il gruppetto, sta recuperando Drago. Sta comunque a un passo simile. Attenzione ancora a Michele Mai all'esterno. Michele Mai all'esterno di cartista riesce a passare tranquillamente. Vediamo se cartista riuscirà. Con questa gomma media è veramente difficile. La soft ne ha tanto di più. Intanto i piloti che non hanno penalità sono 4. Drago lievitato, Advance Apple, Birillo Dog, tutti ai box, Mister X ai box, cartista ai box, continuano là davanti, quindi attenzione perché Mister X prova a giocarsi 3 secondi anche per Advance Apple. Mister X, cartista, Michele Mai provano a giocarsi la carta della gomma intermedia. Intanto 7-8 Mauro Gold.
7-8, iniziano a scodare, la Birillo Dog ha fatto un grandissimo undercut su tutti quelli che erano davanti a lui. Anche se le condizioni della pista in questo momento non mi sembrano peggio. Sembra asciutta. Sembra, comunque voglio dire, sembra, diciamo, è un po' al limite, ecco. Aia, 3 secondi per il Fabio, sì. Surname. Intanto Giovi passa cartista. Vediamo, Giovi a gomme era appena uscito dai Bobs, sì. Cartista, sì. Vediamo quanto sta guadagnando Birillo Dog sui piloti davanti. E gli guadagna 2 decimi a cura. Sì, perché ti ripeto, la pista sta piovendo, ma mi sembra una condizione abbastanza stabile da qualche giro a questa parte. E intanto Mauro Gold continua. Prima stava guadagnando 6 e 9. Era 7-8 all'inizio del secondo settore. Birillo Dog. Perché se continuano così. Io non mi fermerei ancora, onestamente. Se è vero che. Ma sta guadagnando tantissimo. Aia, 3 secondi per Mister X. Sta guadagnando tantissimo. Attenzione. Birillo Dog sta facendo un buon passo con queste gomme intermedie. Vediamo se adesso magari ci sarà il confronto con Advance Apple. Ovviamente confronto cronometrico. No, in trazione ne ha guadagnato tantissimo. Da 6 a 2 a 5 a 8, 5 a 7, guarda lì, mamma mia. Sì. In trazione guadagna tantissimo la gomma intermedia. Vediamo. Contiamo che 18 secondi ci vogliono per affrontare il pit stop. In questo momento ne ha tanti di più. Ai box Mauro Gold. Ai box Mauro Gold. Attenzione. Sicuramente sarà davanti ad Advance Apple, il pilota della McLaren. Vediamo, Advance Apple adesso all'ultima curva. Mauro Gold sta per togliere il limitatore. Sì, è abbondantemente davanti il pilota della McLaren, quindi avrà pista libera. Avrà pista libera. Guarda lì, 4 e 3. 4 e 3. Ha recuperato 2 secondi in questo momento Birillo Dog ad Advance Apple. Advance Apple, che ricordiamo era non ultimo, era di ultimo, più era ultimo. Eh sì. No, ha guadagnato tantissimo in questo giro Birillo. Vediamo allora Mauro Gold cosa potrà fare con questa gomma intermedia. Tanto ai box anche Brian e Dado Izzi. Dovranno comunque entrare in temperatura. No, in trazione prendono tantissimo. Cioè, forse sul dritto, sì. nei primi settori ovviamente non guadagnano tanto perché sono tutti dritti. Ma poi quando entrano nelle curve guadagnano. Come se. Birillo Dog in uscita da curva 7. Oh, Marco Gano, 3 secondi. In uscita da curva 7 ci ha regalato una virgola. 13-0, era 13-8 all'inizio del giro Mauro Gold. Quindi 8 decimi guadagnati in questo momento su Alesi. Sono rimasti praticamente Drago, Birillo e Fleming senza penalità, o sbaglio? Vediamo. Dodici e tre. Per il momento comunque la situazione è tutto tranquillo, tranne Cartista che è molto molto vicino a Giovi. Vediamo il pilota Red Bull. Drago e box. Drago e box, è arrivato. Oh, bandiera gialla 22. C'è una McLaren e John Rambo. John Rambo è andato purtroppo lungo. Vediamo. Ganu invece continua. Ganu continua. Alesi anche. Drago esce in questo momento. Mauro Gold è sul traguardo adesso. Vediamo se avrà guadagnato o perso. Era 8 secondi. Birillo Dog passa Advance Apple.
in staccata di curva 1. Allora, Drago ovviamente ha messo gomma intermedia. Là davanti su gomma soft, comunque vedremo, ma se continua così a piovere... Sì. Vediamo. Poi, Cartista comunque, 2 decimi, eh. Sì, comunque è da sottolineare la gara di Alesi che finora veramente... Una gran gara. Tanti hanno fatto una gran tanti, gara. È vero, bravo. Partito 12esimo, poi aveva rotto l'ala, ultimo in questo momento è quarto. Birillo Dog anche, Mister X anche, Z Pro Mauro comunque gara molto difficile per lui in questo momento, comunque l'ottava posizione riesce tranquillamente a prendersela, e Fabio Surname purtroppo invece il discorso è inverso, dopo il contatto con Cartista ha perso tante posizioni. E... il discorso è che non è molto decifrabile questa gara, anche per chi segue, perché ho visto ci sono alcuni piloti della Master che in vista di giovedì hanno pure stanno guardando questa gara, ma io mi auguro che sia una gara spettacolare, ma più indecifrabile di questa sinceramente non penso che ci sarà, non so che non ci saranno altre gare, mamma mia. Birillo Dog ai box, soft per Birillo Dog. Non l'ho capita. Ma è semplicemente la pista non è abbastanza bagnata. Per lui si era fermato ai box qualche giro fa insieme a Brian per mettere le soft. Intanto Mister X su Advance passa il pilota della Mercedes, Birillo Dog passa mica mai. Vediamo allora a questo punto, perché Drago lievitato è andato a montare le gomme intermedie ed è riuscito a recuperare comunque sui piloti davanti. Sì. Ai box Mauro Gold. Attenzione! Box per Mauro. Sì. È un colpo di scena. Advan Seppol ha passato Mister X. Che va in box anche lui. Va in box anche lui. Giuro che non ci sto capendo niente. No, ti ripeto, è veramente indecifrabile perché condizioni della pista che cambiano, non dico ogni giro, ma poco ci manca. Tutti ai box. No, John Ram. Safety car! Safety car! Non ci safety credo. Safety car, ma cosa è successo? È il ritiro di John Rambo. 5 secondi di penalità per Ganu per aver ignorato la bandiera gialla. Ai. È situazione che ora vediamo cosa combineranno. È indecifrabile. Parte un'altra gara e Drago che si trovava praticamente di nuovo tra i box. Oh no, vediamo ai box Ganu. Anche Drago ai box, però. Alesi ai box Drago. Credo che anche Advance andrà ai box in questo momento. Allora, 11 giri di fuoco, tutti monteranno presumibilmente la gomma la gomma soft. No, Mister X drive through. Mister X drive through, peccato. Eccesso di velocità sotto safety car. Fabio il Surname continua a metterle intermedie. Credo che andrà ai box adesso, vediamo. Sì, ai box. Overboost squalificato dalla sessione per aver ignorato bandiera gialla. Sta succedendo di tutto questa mamma sera. Mia, infatti di tutto è incredibile. E tra l'altro ora vediamo quanto impiegherà la safety car, sono 11 giri, quindi sarà veramente una qualifica, una mini qualifica. E la cosa incredibile è che Mauro Gold può puntare alla vittoria. Sì. Overboost, penalità drive through troppo indietro. Prima dice che lo squalifica, no, e poi gli dai drive through. Non è stato squalificato, è già successo anche a Monaco. Semplicemente ha sorpassato la safety car perché Alesi è arrivato un po' lungo. Ha sorpassato la safety car, poi ha frenato. Overboost praticamente è riportato davanti e ha superato a sua volta la safety. E poi credo si
si è andata a codare, si è andata a codare al gruppone. Molto bene, molto bene, cioè molto bene. Molto bene. Se scrivi squalificato, non squalifichi, va bene. 3 secondi di penalità per Brian. Anche qui purtroppo. Io ti faccio una domanda ora, visto che siamo in tema safety car. Devi mettere 10 piloti per il driver. Però. Quali 10 piloti metteresti? Perché tra un giro e un altro è possibile che qua, voglio dire, si ribaltano. Non è che si capisca molto la cosa. Io aspetterei tra 5 e 6. Lo so, pure io aspetterei, solo che poi la gara finisce. Ti giuro, non lo so. O si mettono i 10 attuali. Alla ripartenza sì. Della safety car. Teoricamente non credo che usciranno altre safety car, ma teoricamente. Teoricamente. Io mi ricordo in Olanda, nel primo della Prime League, erano uscite 4 safety car, di cui una a 2 giri dalla fine, quindi può succedere in qualsiasi momento. Comunque stavo dicendo, Mauro Gold, che all'inizio della gara aveva rotto l'ala ed era sprofondato ultimo, può tentare la vittoria adesso. E primo c'è Alesi. Grande occasione per Alesi. Vedremo anche Drago Levitato cosa farà, cosa sarà disposto a fare per vincere questa gara, perché tra l'altro la safety rientra alle box. L'ha data abbastanza in ritardo il segnale. Infatti Alesi ha rallentato vistosamente. Scaldano le gomme ai piloti. Ha smesso di piovere. Vediamo. Riparte ora Alesi. È partito molto molto bene. Andiamo dietro se succede qualcosa. Tutti molto compatti, ovviamente, come ogni ripartenza. Z Pro Mauro, altri 3 secondi, Drago gli ha evitato il vantaggio di non aver ricevuto penalità, e come lui nei primi 10 anche il buon Virillo Dog. Tra l'altro le penalità lì vicino sono anche abbastanza cospicue, anche perché Z Pro Mauro 15 secondi, Giovi 14 secondi, Gano 8 secondi, Mauro Gold 6 secondi. 3 secondi per le Ferrari, quindi si fa questa safety car, ha complicato tanto la gara ai piloti che avevano penalità. Vediamo se riusciranno a prendere il distacco per neutralizzarle. Sì, esattamente, sarà è partito da Dio, E torniamo a quel discorso che facciamo all'inizio su Mauro. No, ok, perché Mister X va a scontare il drive-thru. È partito molto molto bene Alesi da questa ripartenza. 8 decimi su Drago Lievitato, che deve guardarsi le spalle da Marco Ganu e a sua volta Mauro Gold e a sua volta Billy Log e a sua volta Antoine Seppel. Quindi era molto molto aperta a ogni situazione. Mica mai su cartista, ancora su mica mai, tutti e due appaiati. Questa volta non c'è il DRS, quindi è tutta di motore la sfida. Bravissimo mica mai all'interno, per prima della staccata di curva 4 si riesce a portare in nona posizione. Vediamola davanti. 2 decimi Ganu da Mauro Gold. E Flaminio molto molto vicino a cartista anche. Fabio Sonneim, altri 3 secondi di qualità. Vediamo allora. Alesi riesce a mantenere 7-8 decimi. Il giro più veloce lo fa segnare Drago gli evitato in 1-5-6, ma glielo toglie subito Z Pro Mauro in 1-5-5. Si stanno distanziando di nuovo. Mauro Gold deve passare subito Marco Gano se vuole tentare riuscire a prendersi la prima posizione. Attenzione, ancora la lotta tra Mauro Gold e Marco Ganu, con Marco Ganu che difende molto bene la sua posizione, ma ancora una volta Mauro Gold tenta il sorpasso su Marco Ganu. Arriva alla staccata di curva 4, ancora appaiati,
e Marco Gano riesce a mantenere la posizione, non hanno perso neanche tanto nei confronti di Drago Lievitato, che sta andando a riprendersi Alesi. Attenzione, molto vicino Mauro Gold, ci riproverà sicuramente un secondo, sono fuori dalla zona di RS, Mauro Gold deve subito tentare l'attacco per non andare a perdere il distacco e il DRS soprattutto, e quei due là davanti, occhio là davanti, 1-5-5, Drago 5, che sta 6. Iniziando a farsi vedere, eh sì, attenzione, Drago Lievitato e Mauro Gold, bandiera gialla nel primo settore, non ho si visto. È girato fra occhio a Drago, attenzione Drago, molto vicino, intanto Mauro Gold è riuscito a passare su Drago, vediamo, prende l'esterno, tenta la staccata, Alesi non è uno che si fa passare tanto facilmente, quindi sono di nuovo appaiati, molto molto bravo in trazione Alesi, anche se aveva la traiettoria più interna, è riuscito a mantenere la prima posizione, questo potrebbe dare vantaggio, un grandissimo Mauro Gold che è in terza posizione. Intanto è aperto sul nostro canale Telegram Formula Italian Team Official Channel. Ho messo 10 nomi un po' estratti dal busto sotto. Andate a votare il nostro Driver of the Day di questa giornata. Intanto Birillo Dog, non c'è un attimo per lanciare il Driver of the Day, perché Birillo Dog passa Marco Ganu, ma Marco Ganu potrebbe rifarsi vedere. Attenzione, perché là davanti sono tutti molto vicini, con Mauro Gold a mezzo secondo e Drago Lievitato a 4 decimi. Vediamo chi esce meglio da questa curva, con Alesi che si difenderà di nuovo ai box intanto da Doizzi. Che staccatona che ha tirato Mauro Gold là dietro, e sono tutti molto molto vicini, dicevo, c'è il Driver of the Day, vediamo se riesco, c'è il Driver of the Day sul nostro canale Telegram Formula Italian Team Official Channel, andate a votare oppure prendetevi da qua alla fine della gara, perché può cambiare qualsiasi cosa, per votare appunto l'uomo gran premio, quindi chi vi ha impressionato di più. È veramente penso sia il più difficile Driver of the Day della storia. Sì, è difficile. A buone mezze idee uno se la può anche fare, indipendentemente dal fatto se uno lì era primo, terzo, quinto. Però io aspetterei. Attenzione, occhio, a Drago. Occhio, no, ma attenzione anche a Mauro Gold. E anche a Mauro. Perché sì, a due decimi. Sono tutti a due decimi. Occhio a Drago. Alesi gli fa di nuovo, gli concede l'esterno, staccata, vediamo, bravissimo di nuovo Alesi, ma attenzione perché questo potrebbe assolutamente trarre vantaggio Mauro Gold, vediamo se questa volta riusciranno i piloti. Attenzione, questa volta la staccata arriva preponderante da Drago Lievitato, che in questo momento riesce a portare il muso della sua Alfa Tauri davanti ad Alesi. E staccata potrebbe... molto profonda di Drago. Mamma mia, ha fatto una gran staccata, e soprattutto prima penso abbia studiato il buon Alesi, che l'aveva fregato in trazione. Occhio a Mauro che si fa vedere. E occhio dietro, perché si sono anche riuniti Birillo Dog, Marco Gano, Adam Seppol e Z Pro Mauro. E dietro Mike Mai, oddio, mamma mia. Saranno tre giri di fuoco. Incomincia il 68esimo giro. Vediamo, Alesi questa volta potrà tentare il contro-sompars. Sì, Drago sta cercando di un attimo di tirarsi fuori, vediamo. Si fa vedere Alesi. E si fa vedere però anche Mauro, direi. Ha trazionato male. È uscito male, sì, sì. Ha trazionato malissimo Alesi, vediamo se Mauro Gold riuscirà a passarlo, ma c'è il DRS e la scia Alesi per difendersi. Tanto scusate, ma stanno succedendo anche scambi di posizione a centro gruppo, ma qua davanti si stanno giocando la vittoria i piloti. Ce ne sono 7 per il momento che potrebbero giocarsi la vittoria. In questo momento comunque la classifica sarebbe Drago Lievitato ovviamente primo, secondo Birillo Dog, terzo Alesi. Sì. Vediamo. 69esimo giro, altri 2 minuti e qualcosa di più alla fine di questo Gran Premio d'Austria che ci ha regalato tante emozioni.
sostanzialmente quattro gare diverse all'interno di un Gran Premio per condizioni meteorologiche. E safety car, occhio, perché Zeta Bromauro è il più vicino di tutti e potrebbe tentare un attacco su Advance Apple. Infatti è così, leggermente lungo. Alesi lungo, attenzione, vediamo come ha trazionato Mauro Golder. Questa volta deve tentare il tutto per tutto, vediamo, si fa vedere, ma tira la staccatona Alesi, quindi non cambia nulla là davanti ancora. È cambiato però che Zeta Bromauro si è andato a prendere la sesta posizione ai danni di Mike Mai. Il Dog tutto sommato potrebbe anche rimanere lì dietro. In questo momento si troverebbe in seconda posizione. Vediamo. Stavolta è molto lontano Alesi, ma è molto vicino Mauro Gold. Tutti e due con ancora il DRS, quindi molto difficile tentare il sorpasso qui per Mauro Gold. Ci riproverà di nuovo tra... È uscito fortissimo Mauro. È uscito molto forte. Fabio Sonnemer ritorna in zona punti, altri 3 secondi per Mister X. Alesi prende il centro della pista, vediamo se traziona bene Mauro Gold. Ha trazionato perfettamente. Deve Mauro resistere Gold. Alesi, perché deve rientrare nella zona di DRS rispetto a Drago, altrimenti sono qua. Ma continua a mantenerla, perché rimane sempre a mezzo secondo, tutto sommato. Il problema è questo, che che deve guardarsi alle spalle. Esatto, perché se sbagli una staccata ti passano in 5. Quindi, anzi no, perché Marco Garo ha perso tantissimo, secondo me. Ha perso un po' nei confronti di Birillo, Birillo secondo me è in attesa, dice, io rimango là tanto. Birillo non avrebbe senso tentare due sorpassi per poi andarti a giocare la vittoria, invece in questo momento sei sicuro di avere la seconda posizione quando manca. Oh, mica mai! È troppo tardi per un'altra safety car, quindi ultimo giro del Gran Premio d'Austria. Vediamo se Mauro Gold tenterà un attacco, che in questo momento comunque non cambierebbe la sua posizione finale. Drago alla gara nelle sue mani, diciamocelo. Esattamente. Vediamo. Mauro Gold nei suoi guanti, ma non attacca, capisce che in questo momento per le penalità sarebbe comunque davanti all'Esi. Anzi sta tentando di riuscire a salvare il salvabile, perché Marco Gano è molto molto distanziato, quindi potrebbe prendersi una quarta posizione, che tutto sommato non è buona per come si era messa la gara di Mauro Gold. Ma Drago Lievitato in questo momento è stato un grandissimo leader questo Gran Premio d'Austria. Penultima curva per lui, ultima curva, e Drago Lievitato va a vincere e si riprende la leadership della classifica della Pro League, con Birillo Dog secondo, Alesi terzo, Mauro Gold quarto, Advance Apple quinto, Cartista sesto, Marco Ganu settimo, ottavo Fabio Surname, Zeta Pro Mauro nono, Giovi decimo, sorpassato da Brian e sorpassato a sua volta da Flaminio. Poi Zeta Pro Mauro, Brian, Giovi, Mister X, Dado Izzi e Overboost. Questi i 15 piloti arrivati al traguardo di questo Gran Premio d'Austria pazzissimo. Poi Mike Mai ritirato purtroppo al penultimo giro, poi John Rambo e Lele Salva ritirati anche loro, ma è stato un Gran Premio d'Austria molto molto divertente. Assolutamente, a tratti onestamente era difficile da interpretare, ecco, da parte nostra, figuriamoci da parte dei piloti. Ma è stato di difficile interpretazione, anche perché sembrava che l'intermedio a un certo punto potessero recuperare tantissimo nei confronti di quelli delle slick. Poi in realtà c'erano tanti piloti che erano molto conservativi, quindi magari chi aveva l'intermedio recuperava su quei piloti, ma tutto sommato avevano lo stesso passo dei piloti che avevano gomme slick. Sì, è stato molto importante anche rimanere con i nervi saldi, l'avevamo detto fin dall'inizio. Sì, intanto mentre possiamo invitare, magari se riesci a invitare i primi tre,
Direi che, vabbè, a parte che il pronostico non vorrei dire, ma ho azzeccato il vincitore modestamente, ma il mio driver of the day sinceramente è proprio Drago di Evitato, perché è il pilota forse che ha interpretato meglio, diciamo, le diverse fasi di gara, non so se sei d'accordo con me, nelle diverse condizioni, anche diciamo nei sorpassi è riuscito a essere molto freddo, e credo che alla fine abbia portato a casa meritatamente questa gara. Non so se tu anche sei della mia stessa opinione. Ovviamente io ne avrei 6 o 7 di driver of the day, lo so, manca Alessi, per carità, fa grandissima gara, lo stesso io Mauro, però, io però o lo darei a Mauro Gold o lo darei ad Advance Apple, perché erano tutti e due ultimi, sì, e sono risaliti, ovviamente safety car, non safety car, eccetera eccetera, certo, però hanno fatto una grandissima gara, e vorrei premiare anche il fatto di aver mantenuto una lucidità mentale che gli ha permesso anche poi di mantenere questo risultato. E Drago non lo scopriamo certo oggi, che è un pilota molto molto competitivo, e sì, è stato molto bravo, soprattutto è riuscito a liberarsi da questo mito del muro blu, quindi non era mai riuscito a vincere un duello con le due Red Bull in pista. Là è stato molto freddo, secondo me, molto, non si è fatto, nel senso che poteva comunque innervosirsi, sai, voglio dire, in molti casi succede, quindi è stato molto molto freddo e molto bravo, secondo me. Allora, se non vado errato, Drago ci ha raggiunto, Birillo, sì, Doc e Alesi. Alesi, esattamente. Intanto potete andare a votare su Telegram, sul nostro Telegram, il driver appunto of the day. Noi abbiamo dato le nostre valutazioni. Chiaramente la gara è stata, come abbiamo già detto, una gara veramente molto molto particolare. Ovviamente per chi se la fosse persa, o per chi vorrebbe vuole andarsi a rivedere, sì, tutta l'azione che c'è stata in pista questa sera, domani alle domani 20:30 sera. Domani sera alle 21:30, sì, alle 21:30 ci sarà la premiere, sì, la differita di questa gara, mentre alle 15:15 ci sarà la premiere della gara della Sport. Intanto che ci stanno raggiungendo tutti i piloti, aspettiamo ancora un attimino Birillo Dog. Io vorrei dire che c'è stata una tripletta di followers, perché è arrivato Smoke Wolf 393, Lolli Supra e Puglia Gaming. Grazie. Beh, diciamo che vedere questi duelli, abbiamo visto dei duelli oggi, ragazzi. Ora, chi non se l'è vista la gara, veramente vi consiglio domani di rivedervela, di godervela, anche perché, tra l'altro, faccio i complimenti anche ai piloti, perché sono stati duelli, sì, molto, magari qualche contatto, cioè, però abbiamo visto veramente tanti bei duelli. Come dicono tanto i piloti della Formula 1 reale, alla fine nei duelli l'importante è che non ci sia volontarietà nell'andare a rompere qualche flap, eccetera eccetera, poi il contatto di gara ci scappa, perché comunque queste vetture vanno a 200-300 all'ora, quindi è veramente difficile essere sempre sul millimetro ed evitare il contatto. Comunque, sono arrivati i piloti, e quindi partiamo con Drago Lievitato. Drago, hai dato una risposta a Mauro Gold, che ti aveva soffiato la leadership della classifica generale della Pro League la scorsa gara. Hai dato una risposta molto molto solida, sei stato freddo. Molto freddo, molto bravo, hai avuto un grandissimo passo, complimenti. E soprattutto, una domanda un po' più goliardica, hai abbattuto il muro blu. A casa loro! giusto. A casa è vero, a casa... No, allora, parto col presupposto che io di questa gara... ho capito ben poco. Guarda, noi in due non abbiamo capito pure niente. Noi non ti preoccupare. Sì, è stata veramente una gara, però bello così, perché diciamo così si avvicina un pochino di più alla realtà, no? Cioè che non è proprio fissa la strategia, non sai di preciso quando è il momento di cambiare mescola, di passare all'intermedia, alla slick. Diciamo è bello, magari lì sul posto
un po' ti fascia di testa, però penso anche da vedere se penso sia stato veramente molto bella come gara. Poi, boh, che dire, ho fatto Apollo, sono partito male come al solito, vabbè, però ero abbastanza tranquillo. Poi, come detto, è arrivato il primo scroscio di pioggia e sono riuscito a fare overcut su Fabio, e comunque con l'intervedi mi trovo bene. Poi è arrivato di nuovo la slick. E io sono andato a smontare la gialla, però c'erano stati piloti che avevano messo la rossa, cosa che io sinceramente non mi aspettavo, perché insomma fare rossa rossa mi sembrava esagerato e non sapevo che doveva arrivare poi il secondo scroscio di pioggia. Infatti poi quando l'ingegnere mi ha detto guarda che tra 10 minuti arriva un'altra pioggia, di nuovo la pioggia, ho fatto eh? Vabbè. E quindi poi diciamo che la gara poi c'è stata l'altra safety car quando la pioggia stava per arrivare e sono rientrato a montare la rossa e penso che mi sono giocato bene le mie carte, appunto la carta della gomma rossa, perché avevo comunque molto più grip, ero riuscito a passare anche Marco Cano ai box, che era andato a montare anche lui la rossa, che era stato anche fondamentale. E poi sì, la lotta, il muro blu, quindi diciamo in quella fase è stata abbastanza perfetta, devo dire. Poi c'è stato il secondo scroscio di pioggia, ho avuto dubbi se rientrare, montare l'intermedia e cose. E forse era meglio se restavo fuori. Infatti ringrazio a Dio il fatto che sia uscita un'altra safety car, perché se no Alisi sarebbe andato fino in fondo e io sarei dovuto rientrare a montare un'altra rossa con tutto il distacco della sosta, quindi mi è andata bene. Poi appunto c'è stata la safety car e lì diciamo, ho cercato di prendermela con calma, anche perché ho visto che Alesi voleva tenersi la testa, quindi ho detto ok, facciamo con calma, appena in un attimo di più lo passo in sicurezza. Poi ci sono riuscito e da lì fino alla fine ho gestito fino alla bandiera scacchi. E soprattutto sei stato uno dei pochi a non prendere penalità, quindi questo ti fa onore. Hai vinto veramente una grandissima gara. Era anche difficile rimanere sul pezzo mentalmente, perché bastava che sbagliassi una staccata e te ne passavano sei di macchine, perché eravate tutti molto molto attaccati, quindi complimenti, complimenti Drago. E chi non ha preso, il secondo pilota che non ha preso penalità è stato proprio Birillo Dog. Birillo, ci sei? Io vedo la X sul. Non vorrei che Non lo spari. sento, Stefano. Ah, eccolo. Ok, perfetto. Ciao Birillo, complimenti per il secondo posto. Anche a te, domanda goliardica. Non ce l'avete fatta questa volta ad arginare il vostro cugino di scuderia Ma Drago. soprattutto come ci si sente a partire con le stesse gomme dei piloti Esattamente. davanti. Esattamente, perché l'aveva fatto notare il buon Andre, avete sempre cercato di differenziare la strategia. E invece oggi siete partiti tutti con la stessa gomma. Poi raccontaci un po' la gara. Ah, aspetta, Stefano, non ti sentono. Non so se hai messo condivisione dell'audio. No, io lo sento comunque. Ok, sì, ci siamo, l'ho rimesso, Ok, l'ho se messo. puoi Allora, fare un riassunto al recap, sì. volo. Secondo me ho visto Russia 2017 della Master, nel senso che le intermedie nel mio mondo, poi ovviamente io sono un nessuno, non possono andare soltanto più veloce delle rosse o comunque delle gomme slick usate di mezzo secondo. Cioè vuol dire che c'è un problema nella pioggia. E il problema secondo me c'era effettivamente nella stanza buggata, perché a parte il fatto che non indicava questa pioggia proprio il gioco, ma poi era proprio nel giro di formazione c'è stato un cambio di, non so se gli altri l'hanno notato, un cambio di visuale assurdo, roba che sembrava fosse arrivato Gesù.
Comunque niente, per quanto riguarda la strategia, io sono partito con le gomme degli altri ed è una cosa bellissima, ragazzi, partire con le gomme degli altri, fare la qualifica, insomma, è una cosa molto bella, è una sensazione diversa, sai, poi fare finalmente un giro decente senza perdere 800 secondi, ci piace, ci piace. Poi vabbè, in partenza mi sono fatto passare da kartista perché ho provato a usare il DRS per prendere i due davanti, ma cioè usare l'ERS per prendere i due davanti, ma nada. Da lì mi sono fatto passare anche da Ganu perché a un certo punto, solo che farmi passare è stato giusto, ma è stato sbagliato. È arrivata la pioggia, intermedie, poi gli altri hanno messo, se non sbaglio, hanno messo le rosse e noi abbiamo messo le gialle e il concetto è stato, ok, esce un'altra pioggia, arriva un'altra pioggia, che fai? Metti le rosse come tutti? No, stai fuori pista, tanto tra 5 minuti arriva la pioggia. Solo che le rosse avevano un grip allucinante, cioè era impossibile. Poi anche la pista, i 3 DRS è impossibile. Fossimo stati in Spagna, Drago, te lo dico, non ci avresti passati. Qua sì, Ah, qua sì. questo non so. Abbiamo provato di tutto, poi a un certo punto sono arrivati anche quelli dietro. La gialla ha avuto un crollo definitivo. Alesi e Gano andavano al doppio, sono rientrato, ho messo le intermedie. Le intermedie non andavano abbastanza. Infatti, Alesi, cioè, io devo fare complimenti ad Alesi. Se mi dai i numeri, mi gioco il lotto, domani divento miliardario. Perché veramente azzeccare una roba del genere, insomma. E poi niente, nel È tutto finale ho. studiato. In Ferrari, come Cioè, nella indomonza l'anno scorso così, realtà, stavano solo che cercando di indomonza stasera. capire. Stavo cercando di capire. Sì, no, diciamo che l'hanno rischiata e hanno fatto strabene. Però, dal mio punto di vista, non è una cosa normale. Alla fine speravo in Mauro e in Alesi per, diciamo, un po' spostarsi o passare Drago, fare qualcosa. Alla fine non è successo niente. E niente, siamo qui. Buono come secondo posto. Molto bene, molto bene, grazie Birillo. Adesso passiamo ad Alesi, terzo classificato. Abbiamo visto tante lotte con te come protagonista. All'inizio della gara io e Andra abbiamo detto: è una gara in cui non conta tanto il passo, ma quanto interpreti proprio mentalmente questa gara. È stato snervante, secondo me, anche perché. Dovevate, come ho detto prima, dovevate essere molto, molto attenti a non commettere errori perché sennò vi passavano in 5 o 6, essendo che avevate un po' di concorrenza. Com'è stato questo aspetto? E poi raccontaci un po' com'è andata la gara e come hai vissuto soprattutto i 3-4 cambiamenti di meteo. Allora, la gara è andata bene, peccato è andata malissimo la qualifica perché ho preso due tagli su tutti e 3 tentativi e quindi sono dovuto partire indietro. Sono partito con le rosse perché le gialle le avevo provate e non mi piacevano nei giustinti assolutamente. E poi il gioco dava due slot asciutto, tre pioggia e due asciutto. Quindi mi aspettavo la pioggia a metà gara, almeno a me. Sono stato molto penalizzato dal fatto che Advance, il mio compagno, ha sbattuto e è finito in fondo. Quindi, quando ho fatto i pit stop, lui mi pittava davanti e ho perso la prima volta che avevo fatto come Drago, avevo fatto l'overcut, ho perso 4 secondi perché i meccanici non c'erano. L'altro pit ce ne ho persi in altri 3 e quindi è stata sempre una gara di inseguimento a soffrire. Ho preso i 3 secondi al primo giro e mezzo perché un taglio l'ho preso per evitare l'incidente alla curva 2 a Remus. Che se sono preso ho dovuto girare esterno perché altrimenti lo prendevo anche io. E dopo pure l'handicap di 3 secondi, ma alla fine l'avevo raddrizzato lo stesso, soltanto che come Monza dell'anno scorso, quando l'ho vinta, non sono rientrato perché la pista era tipo un Nürburgring 95, come ricorda il buon Andrea, e gli slick andavano come le intermedie, e E chi quindi vinse in sarei quella stato fuori. gara? Non me lo ricordo, ho perso gli ultimi 5 minuti, spiace. Detto questo, quando stava proprio per crollare la rossa, da lì l'ingegnere mi ha detto che si stava asciugando, e allora non rientro, resto fuori. La certezza me l'ha data lì. E dopo peccato con la safety car alla fine, perché ce la giocavamo con Marco Cano, già avevamo. Loro dovevano mettere la rossa, noi andavamo in fondo, avevamo una vita di vantaggio, ce la potevamo giocare. Tranquillamente, peccato è andata così. Molto divertenti le lotte, tutti stracorretti. Molto bello guidare con questo grip che non è massimo, quindi è molto divertente controllare la macchina. Le lotte, le velocità non sono altissime, quindi puoi controllare la macchina, è fantastico.
gara bellissima. E niente, contento questo terzo posto alla fine della fiera, considerando dove partivo, guardiamo quello. E contento per Giovanni che ha fatto il mio compagno, che ha fatto una grossa rimonta. Alla fine, come si era messa, ha finito quinto. Quindi, noi della Ferrari abbiamo capito la strategia. Peccato, potevamo fare addirittura due macchine sul podio se non entrava la safety, perché anche Giovanni l'ho costretto a star fuori e mi ha seguito e potevamo fare due macchine sul podio. Però sarà per la prossima, è importante che abbiamo risolto i problemi della Ma Francia. ragazzi, una domanda io ho da fare a voi telecronisti invece. Quando è arrivata la safety car, io mi ricordo che avevo messo le rosse. Tu, Alesi, saresti andato fino in fondo senza pittare più? Io avrei forse pittato per sicurezza, perché tanto voi stavate dietro, dove dovevate montare un treno di rosse, stavate dietro di me. Quindi Che io io potevo fare un quando ero 40 sistema da come secondi circa. volevo. Ero 40 O facevo secondi un'altra a. sosta. Sì, Sì, o vedevo come si metteva la gara. Le gomme potevano andare ancora. Ti dico, non sono riuscito a pensarci, perché quando c'era da pensarci è andata la safety car. E ok, quindi chiaro. non ci ho pensato più. No, quello che pensiamo noi è che non abbiamo potuto, diciamo, fare questi discorsi anche perché c'erano molte lotte e quindi non c'era un attimo di respiro per tentare di fare un ragionamento del genere. Quindi ci affidiamo a quello che ha detto È il stato un buon po', Alesi. diciamo, caotica, nel senso che anche a livello di lotte sì, era difficile seguire veramente in maniera precisa e costante tutti quanti. Quelle dove sono capitato io sono state fantastiche. Sorpassi poi in punti strani, tutti con lo spazio. Con Mauro Gold abbiamo fatto mezza pista Sì, appiccicati, ma anche con bellissimo duello. Zalinski, con Drago. Poi Drago c'era la difficoltà che gli ultimi giri non c'era il cartello dei 100 metri, quindi prende pure la staccata. È stata dura perché ce l'abbiamo tirata proprio al pelo. Quindi, no, bello, bello. Io facevo il tifo per un bel crash. Puff. Noi facciamo il tifo per 3 giri sulla stessa situazione di gomme, perché non si capiva nulla a un certo punto. Sembra l'albero di Ma Natale, ragazzi, comunque la cosa bellissima è stata giro 54. Dado mette tipo: cosa che aveva messo? Lui aveva messo le rosse. Gli faccio: ma sei pazzo? Adesso arriva la pioggia. Ma se la pioggia è questa, cosa metti le rosse? Io vado ai box in quel giro per mettere le intermedie. Lui mi dice a me: oh, ma cosa stai mettendo? Le intermedie. Ma sei pazzo? Guarda che devi mettere le rosse. Ah, no, 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 guarda, l'ingegnere mi ha detto che devi mettere le intermedie. Esco, l'ingegnere mi dice: guarda, devi mettere le rosse. Finisco il giro, l'ingegnere mi dice: ma secondo me devi mettere le intermedie. Io: cosa? Ma secondo Questa è stata. me si è buggato l'ingegnere, ha fatto parecchia vodka Red Bull. Il mio, essendo timido, non ha detto nulla, quindi mi ha fatto fare tutto a me. Cioè, non mi ha detto Vabbè, ma niente, mi in diceva solo la Ferrari, pioggia. dai, gli ingegneri in Ferrari, sai, le strategie, insomma, meglio che le fanno i piloti. Sono timidi, no, non mi hanno detto niente. Dice, Pio si asciugherà le gomme e non mi ha detto nulla. Hanno fatto come, cos'era, Vettel in Spagna, compito per te, adesso devi guardare quanto tempo perdiamo per vedere quando pittiamo, eccetera. Penso. Molto bene, molto bene. Allora, intanto andiamo a dare il Sì. risultato del nostro Driver of the Day con 16 voti. C'è una vittoria in ex aequo come c'era in Francia. Quindi, sia Fittalesi sia Drago Lievitato vincono il Driver of the Day con il 25% dei voti. Un punteggio a pari merito anche per la seconda posizione con il 13% Advanced Seppel e Marco Ganu e poi 6% dei voti per Mauro Gold, Michè Beh, molto Mainz, Dato Mauro e distribuiti, eh? Cattista. Molto distribuiti. Ma c'era da aspettarselo perché, come abbiamo detto noi, è difficile fare un nome anche perché sono stati tutti molto molto bravi e soprattutto ci sono state diverse situazioni in cui, diciamo, Drago l'ha spuntata alla fine, ma magari in determinate situazioni c'era qualcheduno messo meglio, eccetera, eccetera. Alla fine, come abbiamo detto in telecronaca, ci sono state quattro gare in un solo Gran Premio, quindi era normale, è stato molto combattuto, quindi complimenti a tutti i piloti. Io direi che siamo in Sì. conclusione, e ringrazio intanto i piloti, siete liberi di andare al briefing post gara, grazie a Drago, complimenti ancora per la vittoria. Grazie a voi, buonanotte. Grazie a Birillo, complimenti. E Grazie a voi ragazzi, buonanotte. complimenti anche ad Alesi e buonanotte a tutti, ragazzi.
Grazie di nuovo e buonanotte a tutti. Bene, andiamo in conclusione. Io intanto vi ricordo quelli che saranno i prossimi appuntamenti con Formula Italian Team. Sempre qui sul canale Twitch ci sarà giovedì il campionato di punta, ovvero la Master League, distanza di gara sempre al 100%, sempre alle 21 con il fantomatico ormai Fit Studio, nel Virtual Studio ci saranno il buon Flaminio e il buon Raffaele Lelli AK Roshi con chi sarà l'ospite, lo scoprirete giovedì. E poi venerdì si concluderà questa tournée austriaca con la Prime League, distanza di gara al 50%. Io ringrazio il buon Marco Luconi che è andato a fare il briefing post gara con i piloti per andare a raccogliere le sensazioni a caldo. Ringrazio il buon Andrea Badolato per la regia e per il supporto al Ciao, commento. Andrea, grazie a te e buonanotte. Ringrazio tutti voi che siete ancora qui a seguirci, ringrazio anche i nuovi follower che questa sera sono arrivati. Mi raccomando, domani su YouTube ci sarà una doppia premiere, una per la Spot League alle 15:15 e la gara di questa sera che sicuramente per chi non l'ha vista o per chi non se l'è vista tutta sarà assolutamente da rivedere alle 21:30 sempre sul nostro canale YouTube Formula Italian Team. Io vi ringrazio, vi do la buonanotte e un anno a presto solo se Fit non è live. Ciao ragazzi, a giovedì. Ciao, buonanotte. Buonanotte, buonanotte, buonanotte.